Engels, tra l'altro, si orientò con un'evoluzione autonoma e parallela a quella di Marx al comunismo, un percorso che l'avrebbe portato, tra l'altro, prima di Marx, ad interessarsi all'economia politica. Nel 1844 Engels ha 24 anni e scrive un libro dal titolo eloquente, La situazione della classe operaia in Inghilterra, che è un libro che ha fatto epoca, che è stato riferimento per Marx stesso e per tanti altri dopodiché. Ora, anche se fu prevalentemente Marx a elaborare la teoria che porta il suo nome, Engels non fu un semplice gregario. A lui si devono studi in ambiti specifici che hanno notevolmente arricchito il marxismo e anticipato ricerche degli anni a venire. Nella famiglia di Marx, probabilmente qualcuno di voi già lo saprà, c'era l'abitudine di chiamarsi per soprannomi. Marx per tutti era il Moro per via della carnagione scura. Engels era stato soprannominato dalle figlie di Marx il generale, perché aveva delle eccellenti competenze in ambito militare. Ma così come per Marx, il suo approccio in realtà era un approccio enciclopedico, con interessi ampi, che spaziavano dalla storia dei singoli paesi alle scienze naturali. Ora, noi non entreremo in questa sede in tutta una serie di aspetti altrettanto decisivi che riguardano il contributo di Marx e Engels dal punto di vista politico. Engels sviluppò un'attività, un lavoro di orientamento e di indirizzo verso anche l'insieme delle organizzazioni socialiste, che specie dopo la morte di Marx ricadde prevalentemente sulle sue spalle. Come è noto, è a lui che si deve la pubblicazione dei volumi del Capitale successivi al primo, e lui che nei fatti mise insieme i manoscritti che Marx aveva lasciato, perché come è noto pubblicò Marx in vita solo il primo volume del Capitale. Engels fu un teorico d'eccezione, messo in ombra dalla genialità di Marx e anche dalla sua metà, del vero. Più rispetto a Marx si definiva, si considerava il secondo violino. E come spiega lui stesso, lo fa nell'introduzione dell'anti-Turing, nella divisione del lavoro che si erano dati, toccava a lui, ad Engels, rispondere alle polemiche con le altre correnti all'interno del movimento operaio, in modo che Marx fosse concentrato nel portare avanti a termine appunto il Capitale. Ora, solo il carteggio da Marx ed Engels sul Capitale in realtà meriterebbe una discussione a parte, perché l'opera fondamentale di Marx fu il frutto della caparbietà di Engels, non meno di quanto non lo fosse del genio di Marx. Engels esercitò una pressione infinita sull'amico per fargli chiudere un'opera che Marx tendeva continuamente ad ampliare. Ad ogni modo, fu proprio per questa divisione del lavoro che più Engels più di Marx a fornire una visione generale della loro concezione, che si estendesse quindi anche agli altri campi, e non solo a quelli della storia e dell'economia. Proprio per questo, quando si parla della filosofia marxista o del materialismo dialettico, ci si riferisce proprio ad alcuni scritti di Engels in particolare, cioè l'anti-Turing, il Feuerbach, la dialettica della natura, insieme ovviamente agli scritti delle persone. Le opere di Engels avevano un carattere più divulgativo, rispetto a quelle di Marx ovviamente, e tanto che su questi scritti si formarono generazioni di operai, di marxisti, di rivoluzionari, che magari facevano fatica ad partire nella lettura del Capitale, ci arrivavano magari in un secondo momento dopo aver letto l'anti-Turing o Rivoluzione del Socialismo alla Utopia della Scienza, che erano testi del manifesto, ovviamente fondamentali per la formazione dei marxisti. Engels scrisse che lui e Marx erano stati soli a salvare dalla filosofia idealistica tedesca la dialettica, e quindi si può dire che senza la filosofia tedesca il marxismo non sarebbe mai nato. Quindi vale la pena spendere due parole su questo aspetto e ricostruire brevemente la nascita del marxismo. Ora, Hegel fu il più importante rappresentante dell'idealismo tedesco ed è in generale una delle figure più importanti dell'intera storia della filosofia. Quello di Hegel è l'ultimo grande, imponente sistema filosofico e anche il più complesso. Uno dei temi essenziali della storia della filosofia e della storia della filosofia moderna in particolare è il rapporto tra il pensiero e l'essere, che può essere declinato anche nel rapporto tra soggetto-oggetto, tra razionalità e realtà, tra materia e spirito. Beh, la filosofia si chiede come sia possibile a conoscere la realtà che ci circonda e che relazione c'è tra la nostra soggettività e l'oggettività del mondo esterno. Ora, Hegel risponde a questa domanda affermando che tutta la realtà è pensiero, e cioè che vi è un'identità tra la realtà e la razionalità. C'è una frase famosa di Hegel per cui tutto ciò che è razionale, tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Ora, questa affermazione può essere letta per giustificare l'esistente, come si fa spesso oggi quando si fa riferimento ad Hegel. Ma per Hegel, come fece notare Engels, l'attributo della realtà spetta solo a ciò che al tempo stesso è necessario. Scrive Engels: la Repubblica romana era reale,
ma l'impero romano che la soppiantò lo era ugualmente. La monarchia francese era diventata nel 1789 così irreale, così priva di ogni necessità, così irrazionale, che dovette essere annientata dalla grande rivoluzione. Ora, il riferimento alla rivoluzione francese non è casuale, perché questo continuo momento, questa continua trasformazione che caratterizza la filosofia di Hegel, è comprensibile solo tenendo conto dell'impatto che ebbe questa grande rottura storica sul mondo che fino a poco tempo fa veniva considerato eterno. Il punto è che Hegel era un idealista, cioè faceva discendere la realtà materiale dall'idea, dal concetto. Per Hegel tutta la realtà, la natura, la storia umana, la società, è il prodotto dell'idea assoluta che ha origine e causa di tutto. Nel suo sistema filosofico l'idea è all'inizio idea pura, cioè è un'idea che non ha ancora incontrato il mondo, è pensiero puro, poi questo si aliena nella natura, si realizza nel mondo, nella storia, nel pensiero umano, fino a riconoscersi come idea universale. Cioè per Hegel questa ragione universale, che è una ragione infinita, attraverso le coscienze infinite, cioè le coscienze individuali, riconosce se stessa nel mondo. Ora si capisce perché quando parliamo dell'idealismo parliamo di un mondo capovolto. Il vero cuore del sistema hegeliano, però, l'aspetto rivoluzionario della sua filosofia è la logica, la dialettica, appunto. Poi Engels a recuperare la dialettica, che era stata utilizzata dai filosofi greci come Eraclito, Platone, Aristotele, e a svilupparla come forma più alta del pensiero. Il punto fondamentale della dialettica hegeliana è che tutta la realtà è in movimento. Il mondo non deve essere inteso come un insieme di cose statiche, ma come un complesso di processi, nei quali le cose apparentemente instabili, così come i concetti, attraversa in realtà un continuo cambiamento dalla nascita fino alla morte. Tutto si trasforma perché nei processi storici come in quelli naturali ogni momento è negato da quello successivo, che a sua volta è negato da un terzo momento che supera e ingloba quelli precedenti. Questo a sua volta è il punto di partenza per lo sviluppo di un ulteriore movimento dialettico a livello più alto. Lenin, che fu tra l'altro un acuto lettore e studioso di Hegel, e non solo di Hegel ovviamente, per spiegare la specificità dinamica della dialettica scrisse: uno sviluppo che sembra ripercorrere le fasi già percorse, ma le ripercorre in modo diverso, a un livello più elevato, negazione della negazione. Uno sviluppo, per così dire, non rettilineo, ma spirale. Uno sviluppo a salti, catastrofico, rivoluzionario, l'introduzione della gradualità, la trasformazione della quantità in qualità, gli impulsi interni dello sviluppo, generati dalle contraddizioni, dagli urti, tra le diverse forze e tendenze operanti sopra un dato corpo, oppure entro i limiti di un dato fenomeno o nell'interno di una data società. Ora, Hegel però, nel tentativo di inquadrare tutto nel suo sistema e di stabilire i nessi logici, no? Tra tutti gli aspetti della realtà, fa una serie di forzature e una serie di scelte arbitrarie, ad esempio che una determinata scuola filosofica rappresenta una certa fase di sviluppo dello spirito. La rigidità del sistema andava quindi in contraddizione con la fluidità del metodo dialettico. Come spiegò Engels, vi era una contraddizione tra il metodo che era rivoluzionario e il sistema che era reazionario. Ora, l'hegelismo fu per anni egemone nell'Accademia e nella società prussiana, e lo fu ancora per un decennio dopo la morte di Hegel, finché le contraddizioni non emersero in un conflitto tra gli stessi hegeliani. La divisione fu anche una divisione generazionale, perché c'erano i vecchi seguaci di Hegel, conservatori che difendevano appunto il sistema hegeliano, e settori di giovani progressisti che utilizzavano Hegel in realtà per dare una spiegazione interamente nazionale, razionale, anche se influenzata ancora da una visione idealista. Si trattò di una lotta che in campo filosofico in realtà anticipava la rivoluzione che da lì a poco sarebbe scoppiata nelle strade e che nel 48 appunto avrebbe visto anche l'arrivo l'arrivo della rivoluzione in Germania. Ora, il dibattito si sviluppò attorno alla critica alla religione e alla figura di Cristo. Veniva negato la veridicità dei Vangeli e in questo scontro alcuni dei giovani hegeliani arrivarono così al materialismo. Feuerbach in particolare, partendo da una critica alla religione, arrivò ad una critica dell'intera filosofia speculativa, compresa quella hegeliana, che se l'occhio non era altro che una teologia mascherata, no? Per Feuerbach la religione non è altro che l'attribuzione delle caratteristiche dell'uomo trasferita ad un ente astratto universale. Questa è la prima e indiretta forma di autocoscienza. È l'uomo che pone la sua essenza fuori di sé. E quindi è una forma di alienazione tipica di un uomo scisso. E quindi sostanzialmente non è Dio a creare l'uomo, ma è l'uomo a creare Dio a sua immagine e somiglianza.
A partire da questo contesto, Marx, che aveva già cominciato una propria iniziale elaborazione filosofica, criticando la filosofia del diritto di Hegel, eccetera, comincia il sodalizio con Engels. Si staccano dai giovani hegeliani, contro cui scrivono La Sacra Famiglia, e poi allontanarsi anche dallo stesso Feuerbach, che non riesce ad andare oltre una forma di umanesimo astratto. Questo avviene dal 45 al 46, che è il periodo in cui scrivono l'ideologia tedesca, dove noi troviamo elaborata, anche se in forma non definitiva, per la prima volta la concezione materialistica della storia. Quindi Marx e Engels si riapproprieranno della dialettica hegeliana e la rovesceranno in chiave materialistica, come disse Marx, per scoprire il nocciolo razionale dentro il guscio mistico. La storia non è frutto dell'evoluzione dello spirito, ma dello sviluppo delle forze produttive materiali. Questa è la grande, diciamo, una delle grandi scoperte di innovazioni del marxismo. Marx più avanti sintetizzerà la sua concezione nella famosa prefazione per la critica dell'economia politica del 59, dove dice: il risultato generale al quale arrivai è che una volta acquisito mi servì da filo conduttore nei miei studi, può essere brevemente formulato così. Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalle loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si elevano la sua struttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona in generale il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere sociale che determina la loro coscienza. Ora, dobbiamo entrare di più nel merito del Antonio, sì? Sei? Antonio, dai, non cominciare. Ci sono? Ok, dicevo... Hai una connessione molto brutta. Dai, ma si... Non è possibile, vabbè, migliorarla, no? No, purtroppo no. Dai. Ok, dicevo, quando parliamo della dialettica come logica, in primo luogo la distinguiamo dalla logica formale, che è stato il primo grande sistema di conoscenza scientifica del processo del pensiero, la cui sintesi e sistematizzazione si deve ad Aristotele. Ovviamente gli esseri umani hanno imparato a pensare logicamente ben prima che questa venisse studiata. Gli enunciati della logica formale non sono altro che generalizzazioni elementari delle realtà che sono prodotte nello sviluppo del pensiero umano. Esse derivano dal fatto che ogni oggetto ha una certa qualità, che lo distingue dagli altri oggetti, che alcuni oggetti possono appartenere a classi più ampie, che certi fenomeni causano altri fenomeni e così via. Ora, la logica formale si basa su tre principi che ovviamente non racchiudono tutta la logica, ma ne costituiscono le fondamenta. Il primo principio, che è anche quello più importante, è il principio dell'identità. Cioè A è uguale a, si dice in forma A, Z. Dire che A è uguale ad A vuol dire che A è uguale a se stessa e nient'altro, e che A è sempre identica a se stessa, cioè che in qualsiasi condizione non può essere differente da se stessa. Se A è uguale a A, non può essere uguale a non A. Questo è il secondo principio della logica formale, cioè il principio di non contraddizione. Questo stabilisce quindi che se una data proposizione A è vera, allora non può essere vera anche la sua negazione, cioè la proposizione non A. Le due leggi sono due facce della stessa medaglia. Terzo principio è quello, cioè un altro principio, che è il principio del terzo escluso. Infine dice che date due preposizioni che si contraddicono, può essere valida solo una delle due. Non esiste una terza possibilità. A non è uguale a B. La logica formale, come si vede, è interessata solo alla coerenza delle proposizioni. Non è rilevante che le premesse siano valide. L'importante è che il procedimento deduttivo sia corretto. Questa logica ovviamente ha elementi di verità e in diversi contesti funziona senza problemi. Noi ci aspettiamo continuamente che esistano continuità nella realtà, il che rende la legge dell'identità indispensabile. Come spiegava Trotsky, lo spiegava in un testo bello, anche se sintetico, cioè l'ABC della dialettica materialistica, la legge dell'identità è un'approssimazione di cui noi ci serviamo, ma se andiamo a fondo vediamo come non esistono mai due cose veramente identiche, e anche le singole identità non restano mai identiche appunto a...
Ora, uno dei punti di forza della logica formale è il fatto che si sposa bene con il nostro senso comune. Beh, il senso comune non è sempre il più saggio dei consiglieri, perché più delle volte si limita a fotografare gli esistenti. Le astrazioni della logica formale, in ogni modo, non valgono solo nella vita quotidiana. Evidentemente le astrazioni, le classificazioni, le comparazioni sono indispensabili per la conoscenza in generale e sono basilari anche per una visione scientifica. E va da sé che noi difendiamo l'importanza della logica formale e la sua efficacia, entro però certi limiti. La dialettica in realtà emerge proprio da una valutazione critica dei limiti della logica classica. Se infatti è vero che il principio di identità o quello di non contraddizione sono indispensabili per il pensiero scientifico come nella quotidianità, questa viene in difficoltà con processi più complicati. Le astrazioni della logica formale infatti si basano sull'esclusione della contraddizione, del movimento, del cambiamento, e vanno quindi in crisi quando si tratta di analizzare fenomeni che non sono fenomeni statici. Ora, Engels spiega come i processi e i progressi delle scienze naturali siano stati possibili proprio grazie allo studio di singoli fenomeni e alla loro classificazione, ma che questo metodo ci ha abituati a concepire i singoli aspetti fuori dal loro contesto complessivo, fuori cioè dalla dinamica di movimento in cui sono normalmente inseriti. Ora, differentemente dalla logica formale, in una visione dialettica, l'identità viene di volta in volta negata, si trasforma nel suo opposto, che a sua volta viene trasformato in un processo continuo in cui tutto nasce e muore, e dove non c'è niente di eterno e di mutabile. Nella logica formale esistono delle opposizioni che provano ad annullare le contraddizioni. A è A, B è B. Non c'è cambiamento, non c'è movimento, ma la contraddizione, lungi dall'essere qualcosa che bisogna semplicemente evitare, di cui non parlare, è essa stessa parte della realtà. Questo aspetto per noi è particolarmente importante perché è proprio a partire dalle contraddizioni che noi pensiamo che si possa trasformare la realtà, perché è la contraddizione che dà impulso ad ogni movimento, ad ogni cambiamento, e la dialettica è nei fatti la logica della contraddizione. Ora, il metodo dialettico, differentemente appunto da quello della logica formale, ha l'ambizione di essere uno strumento di analisi più complesso, le cui formulazioni sono più articolate, quindi sono più vicine alla realtà viva. Quindi la dialettica ingloba in sé, in una logica più ampia, la logica formale, e usa i suoi strumenti come le definizioni, le classificazioni, i sillogismi, senza però rendere la realtà schiava di questi strumenti. Abbiamo così una logica più articolata, che come vedremo risulta essere molto più efficace in determinati contesti, e faccio alcuni esempi, comincio a fare degli esempi. Il rapporto che c'è tra la logica formale e la dialettica è simile a quella che c'è tra la matematica elementare e la matematica superiore, o quello che c'è tra la meccanica classica e la meccanica quantistica. Come è noto, lo studio delle particelle subatomiche, poi appunto la nascita di una meccanica diversa all'inizio del Novecento, dovuto proprio al fatto che la meccanica classica andò in crisi rispetto a come analizzare, agli strumenti che aveva per analizzare questa parte della realtà. Ora, abbiamo visto come la dialettica aristoteliana si basava sull'automovimento dello spirito. E furono Marx ed Engels ad attribuire a liberare la dialettica dal misticismo, dalle astrazioni dell'idealismo. Come spiegò Trotsky, Hegel operava con ombre ideologiche come se fossero realtà in forma positiva. Marx dimostrò che il movimento di queste ombre ideologiche non riflettevano altro che il movimento dei corpi materiali. Questo avvenne, come dicevo prima, con l'adesione di Marx ed Engels al materialismo, che Engels definirà come nient'altro che la verità della natura sullo spirito, che implica che le spiegazioni, tutte le spiegazioni, vanno ricercate all'interno della stessa realtà materiale, senza fare ricorso a nessuna forza esterna soprannaturale. Chiaro che c'è un imparentamento stretto, no? Tra la religione e l'idealismo, nel tentativo di provare a cercare al di fuori, da quelli che sono i processi concreti, una spiegazione. Anche il materialismo, come la dialettica, ha una sua storia nella filosofia, anche se è una storia in gran parte mistificata. I primi filosofi greci furono dei materialisti. Provarono a dare una spiegazione razionale alla realtà, distanziandosi dalla mitologia, ma anche lo stesso Aristotele fu prevalentemente un materialista. Come ci furono materialisti nella filosofia araba, il Rinascimento fu prevalentemente un movimento filosoficamente, diciamo, che scoprì il materialismo, e l'approccio materialistico fu la base della guerra ideologica che condusse alla borghesia nella sua fase di ascesa. Tra l'altro questo è il periodo in cui nacque la scienza moderna, no? In contrasto con la religione. In Inghilterra figure come Bacone erano materialiste, da là tutto il filone empirista, cioè quello che
perché ritengono che la conoscenza venga esclusivamente all'esperienza, tutto questo filone viene da lì. Il materialismo ebbe anche uno sviluppo importante in Francia nel 1700, con il Rosso, e c'è un filone, Marx ne parla nella Sacra Famiglia, in realtà che lega questo materialismo, un filo, che lega questo materialismo alla nascita del socialismo utopistico francese. Ora, in Germania, ancora negli anni 50 dell'Ottocento, quindi quando Marx ed Engels operano, vi era tra alcuni scienziati e naturalisti un materialismo che Marx ed Engels definivano piatto e volgare, che era teoricamente poverissimo, che non era altro che la proposizione di questo materialismo francese. Soprattutto questo materialismo, a pari di ogni altro, era un materialismo meccanicistico, che era stato il difetto di tutti, diciamo, le concezioni materialistiche fino a Marx ed Engels. Con loro, per la prima volta, il materialismo può essere dinamico, può tener conto della realtà come un processo in continuo sviluppo e basato sulla contraddizione. Per cui il movimento ora non è più l'autoevoluzione dello spirito, come è in Hegel, ma è un attributo della materia. Marx scriverà nella prefazione alla seconda edizione del Capitale: il mio metodo dialettico non solo è diverso da quello hegeliano, ma è l'esatto opposto. Per Hegel il processo vitale del cervello umano, cioè quello del pensiero, che egli, sotto il nome di idea, trasforma addirittura in soggetto indipendente, è il delirio del reale. È reale solo la forma esterna, fenomenica, del processo del pensiero. Per me, invece, l'ideale altro non è che il mondo materiale riflesso nella mente umana e tradotto in forma di pensiero. Un punto fondamentale, quindi, è che quando, da un punto di vista materialista, quanto la logica, sia la logica formale che la logica dialettica, non sono costruzioni arbitrarie del nostro pensiero, ma sono espressioni delle reali interrelazioni che ci sono nella natura, nella realtà, che noi generalizziamo, che trasformiamo in categorie logiche. In questo senso si potrebbe dire che c'è una che tutta la realtà, no, è permeata in qualche modo di una dialettica inconscia. Si è molto parlato, è stato, diciamo, oggetto di dibattito negli anni attorno al marxismo, su questa corrispondenza, no, tra la realtà soggettiva e quella oggettiva. Però io qua mi limito, diciamo, al riferimento d'obbligo sulle tesi di Feuerbach, le tesi di Feuerbach e di Marx. In realtà Marx risolve questo problema, sono anche dei passaggi di Engels dove spiega questo concetto, risolve questo problema dicendo che per arrivare ad una coscienza oggettiva la vera prova è la prova pratica, cioè l'attività pratica che può confermare l'oggettività del pensiero. Engels definì la dialettica come la scienza delle leggi generali del movimento, tanto del mondo esterno quanto del pensiero umano. Nell'anti-Turing e nella dialettica nella natura ne riassume le leggi fondamentali, le tre leggi fondamentali della dialettica, ovviamente non racchiudono tutto, ma sono quelle che, da cui si possono far individuare tante altre. La prima legge è la legge della trasformazione della qualità in quantità e viceversa. Ora, che cos'è una rivoluzione se non l'accumulo di contraddizioni che producono poi ad un certo punto una rottura qualitativa? Però con queste leggi non possiamo solo spiegare i processi e i fenomeni sociali. Possiamo spiegare anche il cambio di coscienza che si produce a partire da determinate condizioni materiali nelle persone, no? E possiamo spiegare anche una serie di processi naturali, dall'esplosione nucleare, ai terremoti, al passaggio qualitativo dalla materia organica alla materia inorganica, dalla materia inorganica alla materia organica, e così via. Nell'ambito dell'evoluzionismo, un panteologo americano, Wood, ha elaborato una teoria, quella dell'equilibrio punteggiato, che oggi è generalmente accettata, ma che creò grande dibattito perché metteva in discussione il gradualismo di Darwin. La teoria si basa proprio su questa visione. È l'intera scienza del Novecento, in realtà, che ha confermato e dato un sacco di dimostrazioni dell'esistenza di queste leggi e di come funzionano come strumenti per indagare la realtà, anche dal punto di vista delle scienze naturali. Questo il riferimento d'obbligo è un libro scritto da Alabun e Seth Grant, che si chiama La rivolta della ragione, che è un libro che in realtà ha proprio come sottotitolo proprio il rapporto tra la filosofia marxista e la scienza moderna. E tra l'altro ci sono anche libri di scienziati che si muovono nella stessa scia, anche se magari il riferimento al marxismo, alla filosofia marxista, non è esplicitato, perché
è un tabù, però è la concezione, nei fatti, è una concezione simile. Le altre due leggi della dialettica sono la legge dell'unità e compenetrazione degli opposti, che significa che un'azione, che c'è sempre un'azione reciproca che viene esercitata da due poli, che si influenzano reciprocamente, e che c'è un equilibrio che a un certo punto si rompe e che genera il movimento. E questa, infatti, è la stessa essenza della dialettica. E noi non possiamo comprendere veramente qualcosa, possiamo comprendere veramente qualcosa solo mettendo in relazione con l'opposto, no? Un rapporto, appunto, un rapporto dialettico. E anche questo vale per le particelle subatomiche, che vale per il magnetismo terrestre, ci sono tanti esempi che si potrebbero fare su questo aspetto. Infine c'è la legge delle negazioni della negazione. C'è un esempio di Hegel, che, su cui si è scritto tanto, in cui dice, in cui utilizza come esempio di questa legge all'interno della natura, dice: il bocciolo di una rosa viene negato dal suo fiore, che a sua volta è negato dal fiore. Ora, questo esempio apparentemente, diciamo, così, romantico, in realtà spiega un concetto molto profondo che riguarda appunto la dialettica, cioè che il superamento dal punto di vista dialettico del movimento non è qualcosa che semplicemente nega la realtà precedente, ma la ingloba e la supera nello stesso modo. Questa concezione, per esempio, per noi è una concezione decisiva quando spieghiamo che cos'è il socialismo, che cos'è il comunismo in relazione allo sviluppo capitalistico, non come strada per andare indietro, no? Nel tempo. Però è, nei fatti, è una negazione della negazione, perché la società basata sulla proprietà privata aveva negato la società basata sul comunismo primitivo, e appunto il socialismo e il comunismo riproporranno una forma della proprietà collettiva su basi però più avanzate, inglobando quello che è stato quello sviluppo che c'è stato con il capitalismo, con lo sviluppo dei mezzi di produzione, delle forze produttive, della società, dello sviluppo scientifico e tecnologico, della cultura, eccetera. L'aspetto più controverso, anche quello più frainteso delle leggi della dialettica, della dialettica in generale, è il fatto che sia uno strumento di indagine anche per la natura. Si dice che questa sia un'invenzione di Engels, il cui demerito sarebbe stato quello di aver trasformato con vuote delle relazioni il marxismo in positivismo. Ora, si è pure detto che Engels non si è mai emancipato da Hegel, riproponendo delle leggi generali aprioristiche. Tra l'altro, la critica alle leggi aprioristiche sono critiche che vengono fatte anche a Marx, in realtà, in riferimento alla società e all'economia, diciamo, al capitale, per cui la critica è superficiale. Però cito lo stesso Engels, che dice: è evidente per se stesso che riguardo al particolare processo di sviluppo che compie, per esempio, il chicco d'orzo, dalla germinazione sino alla morte delle piante, che rega la spiga, io non dico assolutamente niente dicendo che è negazione della negazione. Infatti, se affermassi il contrario, poiché il calcolo integrale è ugualmente negazione della negazione, affermerei solo l'assurdo che il processo biologico di una spiga di orzo sia calcolo integrale, o anche, ahimè, socialismo. Ma questo è ciò che i metafisici continuano nelle scuole ad attribuire alla dialettica. In realtà, Engels, differentemente da Hegel, non ha bisogno di nessun sistema chiuso, né di nessuna filosofia della natura, e può basarsi semplicemente sulle scienze sperimentali, anzi è proprio lo sviluppo delle scienze sperimentali che fa dire ad Engels che ci sono le condizioni per arrivare ad una forma di conoscenza più elevata anche su questo fronte. E per questo dice poi è la natura il banco di prova della dialettica. La visione della dialettica di Engels, tra l'altro, non c'entra niente col positivismo, di cui Marx ed Engels furono dei severi critici, e ha anche delle differenze fortissime con l'evoluzionismo, che poi in realtà caratterizzerà la seconda internazionale, in particolare con il gradualismo. Engels criticava, e ha ragione, come si è visto, il gradualismo di Darwin, ma per non parlare della critica furiosa che entrambi facevano al darwinismo sociale, o anche allo stesso al ruolo che il malthusianismo ha avuto sulla concezione di ora, nella concezione di Marx ed Engels, la dialettica materialista può quindi essere applicata ai diversi campi, ed è evidente che la sua conferma più brillante è proprio nel Capitale di Marx.
Lenny si spinse a dire che è impossibile comprendere il Capitale di Marx e il primo capitolo in particolare senza aver letto Hegel. Ora, non è un caso che tutti gli innovatori del marxismo in realtà hanno provato a mettere in discussione proprio la dialettica nello stesso Marx. Ora, io vorrei dedicare la seconda parte di questa relazione proprio a questi innovatori, per provare anche a entrare nel merito di quali sono le critiche che sono state avanzate. In primo luogo, va detto che poco dopo la morte di Engels, avvenuta nel 1895, uno dei dirigenti della socialdemocrazia tedesca, Eduard Bernstein, che era stato a stretto contatto con Engels, pubblica sulla rivista teorica del partito una serie di articoli in cui critica le prospettive di Marx. La tesi di fondo è che la previsione di Marx sull'immiserimento progressivo del proletariato, così come quella sulla concentrazione del capitale, non si siano realizzate. Il capitalismo per Bernstein quindi sta superando le sue contraddizioni invece di avvicinarle. Ora, questo è l'inizio del revisionismo, cioè del riformismo all'interno del marxismo, che ovviamente è un negamento del marxismo, che altro non era che il riflesso di un periodo di crescita economica in cui sembrava potesse esserci un graduale miglioramento delle condizioni di vita della classe operaia. Berens sosteneva che le previsioni di Marx fossero influenzate da una logica astratta. E a proposito della dialettica scriverà: come il fuoco fatuo che ci fa intravedere prospettive illimitate e a volte in contorni indefiniti, ma non appena abbiamo scelto la nostra via confidando nel suo aiuto, regolarmente ci impantaniamo. Quello che di importante hanno fatto Marx ed Engels lo hanno fatto non mediante, ma malgrado la dialettica. Ora, Bernstein e Cora Smith propongono di integrare il marxismo con il kantismo, il neokantismo, che all'epoca sono dominanti nella società e nelle accademie. C'è nel loro ragionamento il riferimento al Kant e alla morale, per cui il socialismo diviene tutt'al più un ideale etico, ma anche il Kant e la teoria della conoscenza, e quindi c'è il tentativo maldestro di superare la dialettica materialista innestandola sul Kant. Questo, tra l'altro, sarà al centro della discussione che attraverserà il Partito Bolscevico dopo la rivoluzione del 1905, perché la repressione zarista e la fase di riflusso che seguì appunto la sconfitta della rivoluzione aprirà strada tutta una serie di tendenze agnosticistiche e persino misticistiche all'interno del partito bolscevico, con cui Lenin dovette scontrarsi. Scrisse un libro polemico contro queste concezioni, cioè materialismo del tipo pubblicismo. Il vero spartiacque di questa discussione però è la rivoluzione russa e l'ascesa del stalinismo, perché gran parte delle critiche al materialismo dialettico sono incomprensibili se non si mettono in relazione con questi eventi. È la vera e propria opera di mistificazione della dialettica materialista compiuta dallo stalinismo attraverso il diamat sovietico. Ora, nella Russia post-rivoluzionaria, il dibattito sulla filosofia, come sul rapporto tra la filosofia e scienza, e in generale in tutti gli ambiti culturali, è un dibattito vitale. Il metodo dei bolscevichi era quello di discutere le differenze politiche e di provare a convincere della superiorità delle proprie posizioni. Il 17 settembre del 1925, Trotsky, in qualità di presidente del Consiglio Tecnico e Scientifico dell'Industria, tiene un discorso al congresso dell'Accademia delle Scienze Mendeleviana, che è un bel esempio di come i bolscevichi ponevano il tema da partito ormai al potere. In primo luogo vi è la difesa delle scienze, delle conquiste delle scienze delle epoche passate. La scienza nell'insieme è stata diretta verso la conquista della conoscenza della realtà, ma questa non si è sviluppata tra le quattro mura. Questo aspetto è molto importante, perché in realtà è stata una funzione della società, quindi ha riflettuto le strutture di questa società e anche le istituzioni ideologiche. Dice Trotsky, non tutta la scienza sarà il patrimonio che noi divideremo. La nuova società rifiuterà la scienza o la pseudoscienza che è servita a giustificare la schiavitù o i privilegi di classe. E sappiamo che c'è ancora anche oggi tanto di pseudoscienza, no, che viene facciata per verità assoluta. Trotsky spiega quindi la concezione dialettica della scienza a partire da Mendeleev, a cui è dedicato il congresso, cita Engels, che era stato colpito dalla capacità di Mendeleev di anticipare la scoperta di nuovi elementi chimici applicando incosciamente la legge della trasformazione della quantità in qualità. Prova ad argomentare per contro i pregiudizi degli scienziati verso la dialettica e anche contro i pregiudizi politici e filosofici dello stesso Mendeleev.
Ora, questo è un buon esempio di quello che era il metodo con cui i bolscevichi si relazionavano a questa discussione, ma è solo un esempio, perché negli anni 20 ci sono tutta una serie di differenziazioni all'interno della comunità scientifica, finché nel 1931 Stalin stronca il dibattito che si cristallizza tra due correnti, cioè tra i meccanicisti e i dialettici. Stalin stronca questo dibattito dichiarando il materialismo dialettico filosofia ufficiale dell'Unione Sovietica. Ora, nelle mani della burocrazia sovietica, la dialettica materialista è rifatta ad uno stereo dogma che sarebbe utilizzato per giustificare tutte le giravolte teoriche, le svolte pratiche della direzione. È infatti un formulario senza vita. La parte del leone in questa faccenda viene fatta proprio attraverso dalla volgarizzazione, l'utilizzo strumentale degli scritti di Engels in particolare. La dialettica della natura, Engels non la pubblicò, erano degli appunti, che non riuscì, è un lavoro che non è riuscito a concludere, fu pubblicata in Unione Sovietica nel 1925 e divenne nei fatti il testo su cui purtroppo il Diamant diceva di sostenere appunto le proprie posizioni. Ovviamente in questa organizzazione non c'era solo Engels, perché come sappiamo nello stalinismo c'è il tentativo di esprimersi come continuità dello stesso Marx e Lenin, ovviamente la volgarizzazione del marxismo riguarda in generale lo stalinismo. Ora, se è vero che l'economia pianificata produsse notevoli risultati in campo scientifico e tecnologico, dietro la teoria della costruzione della scienza socialista venivano avanzate proposte prive di un reale valore scientifico e senza base sperimentale. Ora, il caso più il risultato più noto fu quello di Lysenko, che era un agronomo, uno scienziato, esperto di coltivazione di cereali, che studiando l'importanza dei fattori ambientali propose una teoria neolamarchiana, in cui appunto i fattori ambientali erano considerati prevalenti. Il punto qual è però? È che questo presupposto, cioè questa teoria, divenne qui il presupposto per la proclamazione di una scienza proletaria contro la genetica che veniva considerata una scienza borghese. Il materialismo dialettico ne uscì fortemente screditato, come è accaduto, come dicevo prima, appunto per altri aspetti del marxismo. Il punto è che, come per gli altri aspetti, si è preferito attribuire a Marx e, a dire il vero, poi quasi sempre ad Engels, la responsabilità di aver con l'idea della dialettica della natura e della dialettica universale, della concezione universale della dialettica, costituito le premesse per questo. Per cui l'assimilazione di Engels al Diamant sovietico è alla base di molte delle critiche rivolte al materialismo dialettico. Si pensa ad esempio a tutto il variegato filone che va sotto il nome di marxismo occidentale, Lukács, Korsch e altri, che in un modo o nell'altro vedranno nel rifiuto del materialismo dialettico e nel ritorno alla dialettica hegeliana i tratti distintivi delle proprie concezioni. Ora, tra gli anni 20 e gli anni 30, dell'emergere di un filone di intellettuali che sono schiacciati in realtà dall'ascesa dello stalinismo da un lato e la crisi della socialdemocrazia e quello avvento del fascismo e del nazismo dall'altro. E poi provano quindi ad elaborare una via indipendente, spesso sviluppando un marxismo in realtà che non ha più rapporto con le organizzazioni politiche, il marxismo che si muove prevalentemente nelle accademie, nelle aule delle università. Tra questi, la scuola più famosa è la scuola di Francoforte, che negli anni 30, con la direzione di Horkheimer, intraprende una propria traiettoria volta ad innovare, per così dire, il marxismo, integrandolo con altre discipline, l'economia, la psicologia, gli aspetti culturali della società di massa, in polemica con una tradizione, con la visione tradizionale che nel marxismo che veniva considerata economica. Ora, non entrerò nei dettagli di una serie di aspetti su questo, però ne abbiamo pubblicato il materiale, in particolare attorno a questa questione, abbiamo pubblicato questa questione, il numero di Falso Martello numero 2, dove trovate un articolo con Lukács. Ora, in generale, quello che caratterizza la scuola, al di là delle differenze che pure ci sono tra i diversi pensatori, è un estremo pessimismo che riflette gli anni bui in cui questi intellettuali si trovano ad operare. Con dialettica dell'illuminismo, Horkheimer e Adorno propongono i temi di fondo che avrebbero caratterizzato la scuola di Francoforte. Sostanzialmente sostengono che la ragione illuministica ha tradito se stessa, diventando uno strumento di dominio
sull'uomo e sulla natura. Tant'è che nel criticare il ruolo della scienza si spingono a considerarlo un mito. Per i francofortesi il problema non è più come era con Marx e per Marx il capitale, ma è la società tecnica industriale. Una delle tesi di fondo della scuola di Francoforte, ahimè celebre, è l'idea che i lavoratori ormai siano completamente integrati nel sistema. È impossibile parlare di una concezione di classe precariata nei paesi capitalistici avanzati, nei paesi capitalistici decisivi, afferma Adorno nella relazione che presenta al convegno su Marx, tenutosi a Parigi dall'8 al 10 maggio 1968, cioè nel pieno del maggio francese. È noto che Adorno, tra l'altro, chiama la polizia contro le lotte sulle stesse comunità a Francoforte, questo crea una rottura tra lui e Marcuse. Marcuse, tra gli esponenti della scuola di Francoforte, fu quello che rimase, diciamo, più vicino al marxismo, e alcune delle sue idee ebbero un eco nel 68, in particolare la critica della società industriale che aveva elaborato nell'Uomo a una dimensione. Politicamente Marcuse in realtà è un utopista impregnato di scetticismo e di disperazione, anche per questo. Ci soffermiamo su di lui però perché Marcuse dedicò nel 58 un libro al marxismo sovietico. Ora, dal suo punto di vista, così come nel capitalismo, il socialismo è un paese che si basa fondamentalmente, l'URSS e il socialismo si basano su una visione che tende a razionalizzare la realtà, e quindi lui definisce processi come l'industrializzazione, la collettivizzazione e così via, come dei processi appunto di razionalizzazione, che per loro sono ovviamente processi per la scuola di Francoforte, come dire, autoritari, tra virgolette, no? Il marxismo sovietico è per Marcuse una dottrina che si è trasformata da essere una teoria a un'ideologia vera e propria. E la cosa incredibile non solo è che Marcuse in questo ragionamento sostiene la continuità tra Lenin e Stalin, accettando come inevitabile la teoria del socialismo in un paese solo dopo la sconfitta della rivoluzione in Occidente e così via, ma non vi è nessuna traccia né del pensiero di Trotsky, ma nemmeno delle discussioni che in URSS ci sono dopo la rivoluzione su ogni aspetto della vita politica, economica e culturale, fino all'affermazione dello stalinismo. Tutto è un unico blocco, che va sotto il nome di marxismo sovietico, e in cui lo stalinismo è considerato il legittimo erede del. Ora, Marcuse in questo testo dedica un capitolo alla dialettica, si chiama la dialettica dei sovietici, e la critica che fa ai sovietici è che hanno trasformato il marxismo in una concezione generale, una concezione del mondo, mentre per Marx era una forma di pensiero critico. E che questa trasformazione si deve ad Engels e alla dialettica della natura, per cui risulta che il gene dello stalinismo in qualche modo è già presente in Engels. Marcuse, come aveva già fatto Lukács, sostiene che la dialettica è valida solo nei processi storici. La dialettica di Marx per Marcuse è una dialettica della liberazione storica. Ora, sicuramente la dialettica dei processi storici è diversa dalla dialettica che avviene nella natura, perché esiste un'azione cosciente, ovviamente, no? Degli uomini. Ma questo non vuol dire che la dialettica non valga anche per la natura. Tant'è vero che per sostenere la sua tesi, Marcuse deve far dire ad Engels che quanto la natura quanto la società costituiscono fasi dello sviluppo storico. Quando parla di natura, evidentemente non è così. Come scrisse Marx, le leggi della natura non possono essere mai annullate. Ciò che può mutare in condizioni storiche diverse non è che la forma con cui quelle leggi si impongono. Per Marcuse noi possiamo rivolgerci alla dialettica della natura solo quando quest'ultima sarà parte della realtà storica, come interazione tra uomo e natura. Cioè, quando parliamo del dominio dello sfruttamento della natura, della natura come ideologia, però quando studiamo la natura fuori da queste relazioni storiche, che è il caso, come nel caso dello studio delle scienze naturali, siamo fuori dal dominio della natura. Ora, evidentemente è un'impostazione rovesciata rispetto a quello che è il rapporto di Marx tra uomo e natura, ed è un'impostazione idealistica in cui prevale la forma del pensiero. Ora, tra gli anni 50 e gli anni 60 si sviluppa un'altra scuola che prova a interpretare il marxismo, che è lo strutturalismo. Questo nasce dalla linguistica e poi si estende ad altri campi. Per questa corrente vanno analizzate le strutture di una lingua, di una società, di un'opera. Lo strutturalismo è il migliore esempio che possiamo utilizzare per criticare un approccio di tanti cosiddetti marxisti
che devono di volta in volta piegare il marxismo alle mode filosofiche. Ora, ci sono stati decine di studi per giustificare il marxismo come strutturalismo, per dimostrare che Marx sia stato un emancipatore di questa teoria e così via. Ora, questa scuola, anche questa scuola non è una scuola omogenea, il senso di fondo però è opposto a quello del marxismo occidentale della scuola di Frankfurt. L'obiettivo è separare il più possibile Marx da Hegel e ragionare del marxismo come una scienza, dove però non c'è più l'uomo, dove prevale la staticità, dove prevalgono le strutture sulla realtà materiale. Qua è evidente l'influenza positivistica, no? Che è poi l'altro polo su cui appunto viene spostata la discussione. Come è stato sottolineato, in Italia per esempio l'ha fatto Tim Panaro, che è stato uno dei pochi intellettuali rimasto fedele alla concezione materialistica, si passa così dall'idealismo hegeliano, quindi dallo storicismo, no? Che in Italia per esempio è una tradizione, anche nel modo in cui il Partito Comunista Italiano, togliattiano, leggeva e utilizzava Gramsci, per esempio, no? Per leggere il marxismo in questa tradizione. Quindi si passa da questa tradizione ad un'altra forma di idealismo, che è un idealismo oggettivo, in cui esistono le strutture come realtà ideali. Va detto che questo era, in realtà, era anche una reazione, lo fu per alcuni di questi intellettuali, fu una reazione al dogmatismo, per esempio al dogmatismo stalinista del Partito Comunista Francese. E quindi un aspetto, diciamo, positivo è il fatto che c'è un ritorno al Marx, alla lettura di Marx, no? L'idea di provare a ritornare alla fonte. Questo in realtà poi crea un altro problema, cioè che era il problema delle mille riletture in cui ognuno, si inventava e si inventa il proprio Marx. C'è poi un altro elemento, su cui ora non entriamo, che però è il rapporto che questi intellettuali avevano con il partito, perché spesso c'era questa grande, vivacità teorica sul terreno dell'elaborazione filosofica e poi il totale appiattimento sul terreno politico, per cui poi alcuni di questi che, vivisezionavano le opere di Marx non si preoccupavano, del rapporto che esisteva magari tra queste e le politiche del Partito Comunista Francese, il Partito Comunista Italiano portava avanti. Il più noto strutturalista francese è Althusser, che si pone l'obiettivo di rafforzare la scientificità del marxismo curandolo dagli elementi ideologici. Althusser cerca quindi la rottura tra il Marx filosofo e il Marx scienziato, e cioè il momento in cui il marxismo si fonde come scienza separandosi dall'ideologia, cioè dalla visione dei giovani italiani, no? Dalla visione di Hegel. Ora, inizialmente questa rottura viene posta nel 1945, poi Althusser in realtà deve spostare questa rottura man mano, negli anni più avanti. Per cui è noto che alla fine salverà dall'hegelismo di Marx due scritti. Critica al programma di Godel del 1885 e di Gross al Wagner del 1882, cioè 3 anni prima che Marx morisse. Ora, al di là di Althusser, però il punto è che dallo strutturalismo si è diramata gran parte della filosofia francese, non solo. Questo è l'ambito in cui emerge Foucault e Einstein di sinistra, e nel filone post-strutturalista, che in continuità e non in rottura con lo strutturalismo, che emerge una visione che fa del suo dell'antidialetticità, dell'essere contro la dialettica, di considerarsi come pensiero negativo, fa appunto il proprio marchio di fabbrica. Tra l'altro anche alcuni dei filosofi contemporanei che magari si sentono come filosofi tra i filosofi comunisti, spesso se salvano la dialettica lo fanno su basi idealistiche. Alain Badiou, il filosofo francese comunista platonico, cioè che ispira a Platone, quindi è una forma di idealismo rinnovata legata alla matematica. O Zizek, che è il campione dell'eclettismo in realtà, i due riferimenti però sono dal lato lo strutturalismo, Lacan, che si appunto chiave di questa scuola, e dall'altro lato c'è Hegel. Ora, l'obiettivo che abbiamo ovviamente qua non è quello di entrare nel merito dei singoli filosofi, ma di scrivere le tendenze generali. Ora, il punto è che se noi dovessimo individuare qual è il più importante filosofo francese del secondo dopoguerra, dovremmo dire che è il maggio 68, perché fu la sconfitta della rivoluzione a dar vita alle varie correnti post che si sono poi diventate egemone, anche se hanno una spinta sempre minore. In questo senso il problema più generale è il postmodernismo,
che teorizza la fine di una realtà unitaria, l'impossibilità di una lettura sistematica della realtà, la fine delle grandi narrazioni, tra cui c'è ovviamente anche il marxismo, che era il vero bersaglio, poi la paglia al piede, dove bisognava fare. Le ultime cose le voglio dire sul dibattito in Italia, dove vi è un filone di pensiero direttamente coinvolto nel dibattito sul materialismo dialettico, e che anche non ha una sua, un suo tratto peculiare, si muove in una direzione, anche se ha scusato un suo tratto peculiare, si muove in una direzione analoga a quella dello strutturalismo francese, l'anticipa anche un po', ed è la scuola di Galvano della Volpe di Colletti, che cronologicamente appunto si muove un po' prima, ma poi si sviluppa prevalentemente negli anni 60. Ora, anche loro bersaglieranno Engels e la dialettica della natura. Però se noi dobbiamo, cioè, se dovessimo ragionare di qual è la scuola che più di ogni altro ha influenzato il dibattito teorico sul marxismo e l'operaismo, che inizialmente ha almeno il pregio, rispetto a tutto quello che dicevo prima, e ovviamente anche all'ultima scuola italiana che citavo, di non essere confinato nell'ambito dell'accademia. Anche su questo noi abbiamo un articolo nel primo numero di Faccia e Martello, assolutamente si può fare riferimento. Ora, brevemente, Tronti, che è il principale teorico di questo movimento, nella metà degli anni 60 pubblica Opera e Capitale, dove dà una lettura idealistica della classe, intesa in chiave metafisica. Qualsiasi processo di trasformazione e di strutturazione del capitalismo è sempre una risposta per imbrigliare le spinte antagonistiche della classe operaia. Non è più né meno che lo spirito hegeliano. La classe operaia è quindi una soggettività storica omogenea e compatta che prescinde dai rapporti concreti. La conclusione è che la classe operaia è in grado di determinare le scelte economiche del sistema già prima di prendere il potere. Ora, quindi non serve il partito, non serve in fin dei conti nemmeno la rivoluzione, perché basta la classe, le sue lotte, le lotte di fabbriche, per più un coordinamento magari tra i collettivi di fabbriche. Anche tra gli operaisti, altro che vi è l'idea di rinnovare Marx. Il loro Marx è il Marx di Gundiz, ed è il celebre fabbento con le macchine, che diventa la loro Bibbia che utilizzano nei fatti per abbandonare la teoria del valore lavoro. Ora, questa visione li portò in un vicolo cieco da ambi i lati, sia nel lato di Tronti, che insomma sviluppa l'idea dell'autonomia del politico, cioè della divisione della politica, sia nell'ambito di Tony Negri, che è appunto l'altro teorico, il cui percorso è caratterizzato dalla continua ricerca di figure egemoni, di soggetti della trasformazione. Per gli operaisti, infatti, ad ogni ristrutturazione capitalistica corrisponde una nuova composizione tecnica della forza lavoro che determina a sua volta una nuova composizione politica. Si passa quindi dall'operaio massa all'operaio sociale, fino ad arrivare al proletariato, poi fino ad arrivare al proletariato cognitivo, alla moltitudine, che sono state poi alla base anche delle teorie post-operaiste, delle teorie di sobrietà. Tutte tesi, va detto che in realtà con la crisi del 2008, che anche siamo ancora di più periodo, hanno dimostrato la loro validità. Sul piano filosofico, però, questo è un aspetto importante, l'operaismo è il tramite attraverso cui in realtà a sinistra si comincia il dialogo con quello che abbiamo visto già in Francia, no? Per un pensiero negativo, con Nietzsche, con un certo diciamo anche la visione dell'esistenzialismo di Heidegger, eccetera. Tutto questo avviene a un certo punto provocando un processo che va nella stessa direzione, anche perché Tony Negri filosoficamente si poggia, potremmo dire, proprio sulla filosofia del desiderio e della differenza, no? Di Foucault, di Deleuze, di Guattari, e che è quella appunto che spiegavo prima, si basa su questa visione tutta soggettiva. Ora, tirando brevemente le somme, la prima cosa che viene da chiedersi è dove sono finiti Marx ed Engels da cui siamo partiti. La risposta è che quando li vediamo evocati sono tutt'al più degli spettri. Ad essere dominante a sinistra in realtà non è stato il marxismo negli ultimi anni, è stato il marxismo negli ultimi anni, anche tra quelli che si definiscono marxisti, ma un miscuglio di idee in cui sparisce prima il materialismo e poi sparisce anche la dialettica. A sinistra in realtà si è fatto un ampio ricorso, più delle volte, purtroppo, sotto la bandiera di Marx, a filoni della filosofia del Novecento che rifiutano la realtà oggettiva, che la considerano né più né meno che una costruzione soggettiva. La dinamica l'abbiamo vista più volte, poi qual è, no? Di questo risultato. Cioè,
o il marxismo trova le basi filosofiche in se stesso, e quindi dentro la decolla dialettica materialistica, oppure inevitabilmente le cercherà altrove, le cercherà nelle idee dominanti, nell'accademia, nella società, e in fasi come quelle da cui veniamo, in cui diciamo c'è un'onda lunga di una sconfitta storica, ovviamente le basi di questa società sono le basi di queste riflessioni filosofiche, sono all'insegna di questa sconfitta. Il risultato sarà quello di una maggiore confusione mentale. Per cui per noi gli aspetti più propriamente filosofici del marxismo ci servono ovviamente per orientarci politicamente e per sviluppare una visione coerente, e ci servono anche per contrastare le altre tendenze filosofiche nella società. Che riguarda anche questo aspetto. Per contrastare per esempio l'aumento del razionalismo che avanza sotto i nostri occhi, dalle teorie più strampalate sulla nascita del coronavirus, il terrapiattismo, il presidente Bolsonaro, no? Il presidente Brasile Bolsonaro che si circonda dei Rasputin dei nostri tempi. Per cui sono tutti sintomi di qualcos'altro in realtà, cioè della crisi di questo sistema e della perdita della autorevolezza anche dell'establishment culturale. Ora, per noi il marxismo trova la propria legittimità dal fatto di essere uno strumento scientifico in grado di analizzare la realtà. Noi da là dobbiamo partire. E da là dobbiamo dimostrare che la sua superiorità, la sua maggiore profondità e il fatto che è più attuale che mai. Per certi versi, date le mistificazioni che ci sono state, la dialettica materialista oggi è da riscoprire, ritornando ovviamente alle fonti, ma ritornando mettendo insieme, non sto dicendo un lavoro filologico, i processi storici, i processi politici, il dibattito che è stato all'interno delle diverse organizzazioni politiche, il dibattito sulla dialettica, il dibattito che è attraversato varie organizzazioni politiche, e su cui sono consumate anche discussioni importanti. Noi solo così possiamo contrastare sia una visione imbalsamata, quella del marxismo che ancora vediamo nella tradizione stalinista, no? Che le sue interpretazioni idealistiche e soggettivistiche. Per cui il processo di approfondimento, di chiarimento teorico che noi facciamo è l'unica strada per affinare gli strumenti per la politica internazionale. Allora pensiamo nella filosofia rivoluzionaria, appunto. Che sia uno degli strumenti per... Antonio, se è un'ora, concludi per favore. Ma anche di più, in una fase come quella in cui siamo, dove noi vedremo la dialettica dei processi materiali mettere prepotentemente alla prova tutte le teorie, tutte le pratiche, tutte le organizzazioni politiche. Sì. Benissimo, grazie Antonio. Abbiamo già diversi interventi. Io, visto il tempo limitato per la discussione, chiedo che durante l'intervento di Francesco Salmeri, a cui do la parola, i compagni che vogliono intervenire anche per domande me lo chiedono in chat o stanno alla manina. Dopo Francesco Salmeri si prepara Daniele Argenio. Vai Francesco. Va bene, mi sentite? Sì. Allora, Francesco, hai 6 minuti, eh? 6 minuti. Allora, cerco di essere brevissimo. Allora, abbiamo già visto, cioè, intanto ciao a tutti, buon pomeriggio, abbiamo già visto come la filosofia dopo Marx, soprattutto la filosofia del Novecento, di fatto si riduca a una serie di filosofie eclettiche, soggettiviste, e per lo più hanno una forte impronta idealista. Però è interessante vedere che se da un lato c'è questo, cioè nella filosofia propriamente detta, diciamo nel Novecento, eccetera, c'è appunto questo eclettismo, appunto questi raghi scomposti, vediamo nella scienza avere ancora una serie di pregiudizi che sono appunto dovuti anche a un diniego della dialettica come strumento logico principale per analizzare la società. Vediamo nella crisi della cosmologia, esempio, che è un tema su cui abbiamo scritto, c'è appunto il libro La rivolta della ragione, abbiamo pubblicato da poco un nuovo articolo, appunto che si basa principalmente sulla teoria del Big Bang. È vero che poi tutti gli scienziati negano di fatto che di credere a questa teoria un po', però di fatto è il paradigma principale, e di fatto è una teoria che risale all'inizio della filosofia borghese, è proprio la teoria del Big Bang di Cartesio. Cioè, sebbene si deve accettare, no, sulla base del materialismo meccanicistico, che non è il materialismo dialettico dell'epoca borghese, quindi Cartesio, Leibniz, eccetera, che la materia in movimento
bisogna comunque trovare un evento straordinario, no? Un'iniezione del movimento, un momento in cui tutto parte, che è un evento comunque diciamo, di rottura con il resto della materia. Oltre a belle varie discrepanze con i dati su cui non entro, ma una nuova esplorazione spaziale ha recuperato dati che dimostrerebbero che appunto le galassie in realtà vanno in varie direzioni in velocità diverse, quindi fatto sconfessando il teoria del Big Bang. La teoria del Big Bang è assolutamente antidialettica proprio perché mette all'inizio di tutto di nuovo un evento straordinario che spesso può essere interpretato ed è di fatto un grande spazio per fare ritornare Dio di fatto all'interno della nostra visione del mondo. Non è un caso appunto che Cartesio avesse elaborato questa teoria del Big Bang, di fatto molto simile a quella poi, con una concezione della fisica un po' diversa, però molto simile a quella che abbiamo oggi, e che lui l'avesse fatto per evitare di essere bruciato vivo dall'Inquisizione. O anche Ernesto Cardano, ad esempio, la teologia della liberazione, ha scritto un bellissimo libro di poesie in cui però lui diciamo, sostiene, parla del cosmo, no, dello sviluppo del cosmo, e mette all'inizio del Big Bang appunto Dio come colui che dà vita al movimento, che non è quindi un attributo naturale della materia, ma c'è sempre bisogno di un evento particolare. Abbiamo parlato della logica e della dialettica. Se è vero che appunto la logica e la logica dialettica ha una grande storia nella filosofia quantomeno occidentale, il materialismo stesso, no, ha spiegato prima Antonio tutti i vari materialisti, forse l'evento principale, cioè l'idea principale di Marx, che lo differenzia da tutti gli altri, è quello di porre all'origine di tutto il lavoro. Quindi l'essere umano non solo è influenzato dalla materia bruta, no, con la modalità dei meccanicisti, non è dall'ambiente, eccetera, ma principalmente dalla sua capacità di lavorare. Da questo punto di vista è interessante che anche oggi, nelle scienze sia naturali che sociali, eccetera, l'essere umano venga sempre caratterizzato con un attributo che in realtà non è propriamente un attributo umano, che è la capacità simbolica. Nel tracciare il momento in cui l'essere umano diventa tale, no, dalla scimmia, si dice sempre, no, si cercano le pitture rupestri, si cerca di capire il linguaggio, si cerca di vedere appunto la sepoltura dei morti, quindi la credenza in al di là, eccetera. E invece si dimentica l'elemento fondamentale, che è quello che differenzia l'uomo dagli animali, che non è il linguaggio, che anzi tutti gli animali quasi tutti gli animali posseggono. Non è, come dice alcuni, la possibilità sì di avere un linguaggio, però di non saper rappresentare nient'altro che le proprie emozioni, perché appunto gli animali riescono a comunicare informazioni complesse, ma è quello appunto di avere le mani e di poter lavorare, produrre i nostri mezzi di sussistenza, che appunto sono mezzi di produzione. E questa è la differenza fondamentale. Questo Engels lo spiegò, appunto, parlava Antonio appunto di come si è infamato Engels, no, per eliminare la parte, per criticare Marx di fatto. Poi, ecco, Engels in un articolo, si chiama Il ruolo del lavoro nell'evoluzione, nel processo di evoluzione dell'uomo, dalla scimmia all'uomo, qualcosa del genere, pone appunto il lavoro come l'elemento determinante che, sulla base di una storia evolutiva complessa, però fa la differenza tra l'animale e l'uomo. E da questo punto di vista, che questa è una concezione veramente dialettica, no? Che però viene in realtà negata, e vengono tirate fuori una serie di altre teorie assurde, tipo, faccio un esempio, per spiegare fatto la società umana, la complessità, eccetera, Geertz dice che noi abbiamo nella testa un modulo che tanto mai è stato trovato della cultura, oppure Chomsky sul linguaggio si inventa un modulo del linguaggio, il modulo della grammatica, che ci darebbe queste capacità simboliche, eccetera. In realtà vediamo come queste visioni scientifiche, no? E con questo chiudo, che in realtà che fanno tutto questo, sottolineo così tanto il ruolo del simbolico, del linguaggio, eccetera, in realtà sono espressione del, sì, ecco, grazie a Mauro per l'articolo, sono espressione di una visione di classe, appunto, in cui il lavoro manuale, che invece Marx ha posto alla base di tutto lo sviluppo della storia, Engels nello specifico ha approfondito anche il ruolo nel processo di dominazione del lavoro, viene cancellato per invece dare questa immagine dell'essere umano come solo pensiero, simbolo, eccetera, che poi è un autoritratto della classe padronale che semplicemente attraverso i simboli dà ordini e gli altri fanno il lavoro. Grazie. Ringrazio il compagno Francesco Salmeri. Do la parola a Biagio per questa breve domanda che ha chiesto di fare. Ok. Vai, Biagio. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. Io sono Biagio, sono di Bari, quindi mi conoscete, mi avrete visto anche nei GSM.
La mia domanda sostanziale, che mi veniva anche mentre leggevo l'introduzione al materialismo storico e dialettico di Ted Grant, è perché è così necessario introdurre la dialettica della natura, cioè la dialettica universale? Infatti noi l'abbiamo anche difesa, abbiamo dimostrato come è vera, e io non metto in dubbio questo, però voglio capire qual è il suo ruolo all'interno dello sviluppo del pensiero marxista. Questa era la mia domanda, grazie. Allora, Daniele... Paolo, mi sentite? Sì, adesso ti sento. Ok, perfetto, scusate, è un problema tecnico. No, tranquillo. Daniele, sì, dopo grazie. Daniele si prepari Massimo Pieri. Daniele, sempre 6 minuti, eh? Sì, vi ringrazio, scusate. Figurati, ciao, vai. Dicevo, nel mio intervento io volevo provare a dare un contributo, in particolare soffermandomi sulla figura di Engels e su come questo importantissimo teorico del marxismo seppe coniugare, mettere insieme la sua elaborazione, il suo contributo alla filosofia marxista, con l'elaborazione poi del metodo politico, che per noi è particolarmente importante e fondamentale poi per lo svolgimento della nostra attività, per il ragionamento sulla nostra analisi della realtà e per il ragionamento sulla nostra per l'analisi politica e per la nostra proposta politica. E quindi come l'elaborazione filosofica sia molto sia strettamente legata all'elaborazione di un metodo che a sua volta poi dialetticamente è legato all'attività politica e alla proposta politica. E per fare questo volevo partire da un testo che ho avuto modo di leggere, su cui ho lavorare ultimamente, che è un testo di Trotsky, scritto nel 1935, che è un commento, di fatto un articolo di commento che scrive Leon Trotsky a un testo pubblicato da Karl Kautsky, che sono le lettere di Engels a Kautsky. Nel 1935 Kautsky, a 81 anni, pubblicò questa raccolta di lettere che si erano scambiati lui e Engels. Chiaramente nel testo Trotsky sottolinea molto il contributo originale di queste lettere di Engels all'epoca, appunto, di mai pubblicate, di per la prima volta, e alcuni passaggi penso che siano veramente molto significativi. Innanzitutto, per esempio, sul fatto che Trotsky, concentrandosi sulla figura di Engels, lo presenta come rivoluzione organico, cioè capace di essere coerente tanto nella sua posizione politica che di conseguenza nella sua vita e nei rapporti politico-personali che intratteneva con i compagni e con le persone con cui era in contatto. En passant, faccio un riferimento veloce, una parte molto significativa di questo testo è dedicato a questioni che oggi noi ridurremo al sessismo, e alla questione di genere, alla questione femminile in particolare. Faccio questo riferimento perché tanti teorici femministi che potremmo ascrivere nel campo del postmodernismo che citava Antonio hanno sovente rappresentato Marx e Engels come due campioni del patriarcato e nemici delle donne legati a una rappresentazione tradizionale della figura della donna, eccetera eccetera. E invece in questo testo Engels spende parole anche molto dure, molto severe sui rapporti di genere e molto interessanti a leggere. Inoltre nelle lettere proprio Engels esplica una serie di passaggi molto interessanti su quello che è il metodo marxista e l'elaborazione che ha portato a porre le basi per queste teorie politiche e il percorso su cui lavorò per tutta la vita in relazione a queste idee. Nonostante infatti Engels abbia dedicato molte delle sue energie negli ultimi anni della sua vita alla cura della verità politica di Marx ed in particolare l'edizione del terzo libro del Capitale, lui afferma con forza che l'azione rivoluzionaria viene sempre prima di qualsiasi libro, perfino del Capitale, e a rimarcare il suo essere un autentico rivoluzionario che tiene insieme teoria e pratica nella lotta, e in assoluta continuità con la famosa frase di Marx che i filosofi hanno prima solo di interpretare il mondo o si tratta di cambiarlo. E sempre in relazione alla sua elaborazione teorica e risposta ai critici di Marx, Engels riafferma l'importanza di essere molto scrupolosi nel ben esplicitare le posizioni verso cui non si è d'accordo, per confutarle in maniera precisa, senza ricorrere alle volgari mistificazioni del pensiero altrui, che purtroppo tante volte sono state proposte anche all'interno del movimento operario. Su questo, ad esempio, Trotsky scrive che il comportamento di Marx ed Engels
verso ogni idea dei loro oppositori, non importa quanto assurda, era scrupolosissimo, simile a quello di un batteriologo verso un bacillo infettivo. Tutto questo insieme a una spietata coscienza scientifica anche verso se stessi. Ma sempre su questa strada dell'elaborazione di un metodo nella filosofia politica e nell'azione rivoluzionaria, Engels stesso si esprime con ancora maggior chiarezza. Criticando Kautsky, Engels pone una critica nei suoi confronti, dicendo che affermazioni generiche in sfere in cui tu stesso non ti senti affatto sicuro sono la cosa più sbagliata che si possa mettere in campo. E questo argomento ritorna nell'intera corrispondenza delle idee. Rimproverando Kautsky per condannato l'astrazione, senza il pensiero astratto, generalmente nessun pensiero è possibile, ci ricorda Trotsky, qui Engels dà una definizione divenuta classica, dove mostra la differenza tra un'astrazione vivificante e una senza vita. Afferma Engels, Marx riduce il contenuto comune di cose e rapporti alla sua più universale espressione concettuale. La sua astrazione di conseguenza riproduce in forma di concetto il contenuto già insito nelle cose stesse. Robert Bertus, un economista tedesco all'epoca critico di Marx, al contrario, crea da per sé un'espressione mentale, più o meno imperfetta, e misura tutte le cose col suo concetto, al quale esse devono essere equiparate. Come afferma Trotsky in maniera assolutamente brillante, i 9/10 degli errori del pensiero umano sono compresi in questa formulazione. E vado a concludere ragionando sul contributo di Engels e sulla sua capacità di applicare il metodo marxista alla sua realtà. Sicuramente appunto si tratta di un'elaborazione dal valore senza pari, che penso possa essere ancora di più presa in considerazione e anche proprio appunto per il contributo sul metodo. E, chiudo con una frase di Trotsky, che così conclude questo articolo, secondo cui la realtà storica è infinitamente più ricca di possibilità e di fasi transitorie rispetto all'immaginazione del più grande genio. Il valore delle prospettive politiche non sta nel fatto che esse coincidono con ogni stato della realtà, ma nel fatto che aiutano a delinearne l'autentico sviluppo. Da questo punto di vista, Friedrich Engels ha superato l'esame della storia. Vi ringrazio, compagni. Grazie a Daniele. Allora, leggo adesso, prima di far intervenire Massimo Pieri, la lista di interventi che ho, che io chiudo in questo momento. Dopo Massimo Pieri interverrà Lucia Erpice, poi Marco Cucinotta, Jonathan Salmo per la domanda, Nico Aman, Ugo Muraca, Emanuele Miraglia, Daniele Cepparrone, e se avanza tempo, tre compagni che sono già intervenuti nella scorsa discussione, cioè Esposito, Lorenzo, Mauro Vanetti, Vincenzo Sessotela, nell'ordine del quale mi hanno chiesto la parola. Non è sicuro però che questi compagni potranno intervenire. La parola a Massimo Pieri, che ha sempre 6 minuti. Prego Massimo. Grazie, mi sentite? Sì, ti sentiamo Massimo. Sì, ok, a posto. Allora, come prima cosa, ecco, uno dei contributi fondamentali di Engels alla filosofia marxista, come è stato detto, è proprio quello di focalizzarsi, tra le altre cose, sul fatto che anche la natura è dialettica, cioè presenta appunto dei processi di questo tipo. Mi riallaccio anche un po' alla domanda precedente del compagno Biagio, nel dire come mai questo è così importante. Beh, perché nel materialismo dialettico tutto è materia e quindi tutto è natura, tutto è natura e quindi tutto è materia in movimento, compreso anche gli stessi esseri viventi, gli stessi esseri umani, anche il pensiero. Lo stesso pensiero umano non è altro che una manifestazione della natura e quindi segue le stesse leggi della dialettica, e questo è proprio il fondamento del materialismo dialettico, ed è quello che ci permette di superare uno dei dubbi più
più annosi, cioè dubbi, un dubbio che ha tormentato i filosofi per secoli, no? Dice, come facciamo? Noi siamo esseri viventi che abbiamo una particolare, vediamo il mondo da un punto di vista particolare, come facciamo ad essere sicuri che quello che ci circonda, la realtà, sia qualcosa di oggettivamente esistente e non, come dire, un solamente il frutto delle nostre percezioni o peggio ancora qualcosa che è tutto dentro la nostra testa, no? Il film Matrix esemplifica questo tipo di cose in maniera estrema e fantastica. Mi viene in mente, no, il filosofo Berkeley che diceva no, le cose ci sono soltanto nel momento in cui noi le vediamo, se usciamo dalla nostra stanza tutto sparisce ed è soltanto Dio che ci garantisce che le cose continuano ad esistere. La risposta del marxismo, di Marx, di Engels, è, cioè la risposta della dialettica è che la realtà è un processo, quindi i processi non è qualcosa di statico che ci sta davanti, come davanti a uno specchio, è un processo, quindi i processi hanno delle conseguenze che sono tangibili e quindi questo rende la realtà oggettiva. La risposta del marxismo è che, a questo dubbio, è che l'essere umano constata il fatto che la realtà è oggettiva nel momento in cui agisce su di essa e la modifica ed aumenta la capacità delle forze produttive. Quindi nel momento in cui agisce sulla realtà e vedi che questo ha un risultato. Questo ha un riflesso importante anche nell'ambito scientifico. Alcune cose sono state in parte già dette. La scienza su cosa si basa? Si basa sulle osservazioni e sugli esperimenti nel laboratorio che danno appunto determinati risultati, i quali vengono poi generalizzati in teorie. Questo è come la scienza dovrebbe procedere o come dice di dover procedere. Però soprattutto diciamo negli ultimi decenni ha preso di nuovo piede dopo secoli un altro metodo, un metodo deduttivo, cioè secondo il quale si formula una teoria basata su determinati principi e poi a posteriori si cercano delle prove di questa teoria. E se queste prove magari non si trovano o sono ambigue, come il più delle volte succede, si cerca di ridurle o di adattarle nell'ambito della teoria stessa. Per quanto riguarda la cosmologia, è questo esattamente quello che succede. Cioè si parte dall'idea di un Big Bang, vale a dire tutto l'universo ha avuto un inizio determinato nel tempo da una singolarità. Cioè una singolarità cosa significa? Un punto nello spazio e nel tempo in cui tutta la materia è concentrata con una densità infinita. E la stessa singolarità è qualcosa che si trova anche nella teoria dei buchi neri, no? I buchi neri sono esiti di esplosioni di stelle alla fine della loro vita, il cui materiale si contrae sempre di più sotto azione di una gravità che non ha nessun ostacolo alla sua azione, fino ad un punto di densità infinita. Allora, nella natura noi non vediamo dei fenomeni in cui interviene un infinito, cioè la natura è tutta la realtà, la materia è fatta di corpi, insomma, di dimensione finita.
Quindi questo cosa significa? Se si va a chiedere agli scienziati cosa vuol dire dimensione infinita, loro dicono no, ma non è così, anche se questa è la versione poi che viene insegnata nelle scuole, per esempio. Vuol dire che le leggi della fisica in questi casi non valgono. Non valgono vuol dire che non possono essere, che la conoscenza umana ha un limite intrinseco, invalicabile, non può andare a investigare questo tipo di situazioni. E questo è una, come dire, è una prospettiva evidentemente reazionaria, perché porre un limite alla conoscenza umana vuol dire appunto è un'idea che conviene alla classe dominante, anche in senso più generale, perché quella che è la visione del mondo che si ha comunemente incide poi sul fattore soggettivo. Il fatto che ci sono dei limiti può, diciamo, frenare anche, per esempio, nelle lotte sociali. Ed è per questo che la classe dominante finanzia anche questo, gli scienziati che sostengono questo tipo di teorie, e anche la scienza quindi è sotto il tallone del capitalismo e si deve liberare grazie all'azione rivoluzionaria da questi limiti. Va bene Massimo, mi raccomando, tutti cercano di stare dentro i tempi. La parola è ora a Lucia Erpice, si prepara Marco Cucinotta. Prego Lucia. Ciao, mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, prego. Perfetto. Allora, io volevo partire da uno scritto di Engels che è stato nominato negli interventi precedenti, che è la parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia. Perché Engels descrive perfettamente in quello scritto quanto la storia dell'uomo è essenzialmente la storia portata avanti per innalzarsi al di sopra del livello animale. E questo è successo quando i nostri antenati hanno assunto la postura eretta e sono stati in grado così di liberare le mani per dedicarsi ad un lavoro manuale. Tutte le successive fasi dello sviluppo sociale si sono poi verificate sulla base dello sviluppo delle forze produttive del lavoro, ossia sul rapporto tra l'uomo e la natura, il nostro potere sulla natura. Ogni società umana poi è stata attraversata da una serie di stadi. Ogni stadio è caratterizzato da un determinato modo di produzione che a sua volta si esprime attraverso un determinato sistema di relazioni di classe. La relazione tra la base economica della società e la struttura, la sovrastruttura, ossia l'ideologia, la morale, la legislazione, la religione, la filosofia, non è di per sé una relazione diretta e molto semplice, ma è una relazione particolarmente complessa e persino in alcuni contesti contraddittoria. Quello a cui noi facciamo sempre riferimento come marxisti è che la coscienza umana generalmente è una coscienza molto conservatrice, non è una coscienza che ama il cambiamento, si aggrappa tendenzialmente alle abitudini e alle tradizioni. In alcuni periodi però esiste dei grandi eventi che portano in momenti molto brevi, ovviamente, cioè in maniera molto rapida, ad un cambiamento della coscienza. E questi sono i processi che noi denominiamo processi rivoluzionari o delle vere e proprie rivoluzioni. La linea dello sviluppo sociale, che per lunghi periodi può essere una linea abbastanza lineare, abbastanza costante, viene quindi interrotta da degli sviluppi o comunque da delle rivoluzioni che sono le necessarie forze motrici del progresso umano. Engels, nel suo scritto, affronta in maniera particolare come il lavoro abbia influenzato e rivoluzionato lo sviluppo dell'uomo. In ultima analisi lui dice il lavoro è quello che ha creato l'uomo e poi spiega perfettamente, secondo me, nello scritto perché c'è un passaggio decisivo dalla scimmia all'uomo, cioè la liberazione della mano, e quindi lui sottolinea giustamente come la mano non è solo l'organo del lavoro ma è anche il prodotto del lavoro stesso. E la mano, non essendo una isolata ma parte di un organismo ben più complesso, porta avanti poi gli ulteriori sviluppi rispetto al lavoro stesso. La mano ed il lavoro portano insieme avanti il dominio dell'uomo sulla natura, e poi successivamente vediamo, nello scritto Engels lo spiega particolarmente bene,
lo sviluppo del lavoro e la posizione eretta, la liberazione delle mani e il punto di svolta dell'evoluzione umana. Lo sviluppo del lavoro porta poi a una conseguenza che è quella di avvicinare i membri della stessa società, e da questo avvicinamento e quindi da un'ulteriore necessità di sviluppo, cioè quella del linguaggio, si sviluppano gli organi vocali e poi successivamente gli organi sensoriali. Il lavoro ed il linguaggio sono poi i due stimoli fondamentali per avere quel passaggio, ulteriore passaggio dal cervello della scimmia al cervello umano. Engels dice una frase, secondo me, in quello scritto che è particolarmente importante. Cioè, mentre l'animale si limita ad utilizzare la natura, la questione principale che differenzia poi l'uomo dall'animale è che mette la natura al proprio servizio, in qualche modo la domina. E questa, in ultima analisi, è la differenza sostanziale, e questa differenza sostanziale, Engels sottolinea, la porta avanti il lavoro stesso. Dopo tutta una serie di sviluppi rispetto anche al lavoro che diventa più completo e più complesso, emergono anche le prime società. Quindi nelle prime società, come le possiamo immaginare, non esistono, le abbiamo studiate, non esistono in realtà lo Stato, la religione. Esisteva un senso profondo di corresponsabilità e di collaborazione, ma il passaggio dell'esistenza dello Stato è avvenuto successivamente. Con la realizzazione in realtà degli strumenti, sempre da parte della mano e quindi da parte del lavoro, e quando uomini e donne imparano a conquistare e a sottomettere le forze ostili della natura, con un lavoro collettivo su larga scala, e alla domesticazione quindi delle bestie e poi successivamente al servirsi del fuoco, l'uomo impara essenzialmente non solo a cibarsi di tutto, ma anche a vivere in qualsiasi tipo di clima. Questo rende lo stazionamento dell'uomo, cioè comincia ad esserci così una base per un'esistenza più stabile per la fondazione delle prime città. E quindi si passa poi gradualmente, ovviamente in questo momento stiamo parlando ancora di una situazione del tutto embrionale, però poi si passa gradualmente da uno stato, da una umanità in cui non esistevano le classi, la proprietà privata e lo Stato, ad una società invece in cui questi cominciano ad apparire soprattutto non appena gli uomini sono in grado di produrre del surplus. E quindi per la prima volta vediamo poi nell'analisi delle civiltà successive la società divisa in classi, e quindi la società divisa per relazioni di proprietà. C'è una cosa che bisogna sottolineare: l'emergere della società divisa in classi inizialmente è stata un fenomeno rivoluzionario. Liberava comunque un certo settore privilegiato della società, quella che poi sarà la classe dominante, dal fardello del lavoro diretto, quindi concedendogli anche del tempo necessario per sviluppare quella che possiamo l'arte, la scienza, la cultura. Possiamo pensare alle civiltà di Atene o alla civiltà romana, per esempio, nello sviluppo di queste questioni in particolare. A me è risultato interessante questo scritto perché pone un punto importante, almeno per come l'ho letto. La causa di tutte le trasformazioni sociali si trova nei cambiamenti dei modi di produzione. E io penso che questa cosa sia quanto più veritiera oggi parlando del modo di produzione capitalista. Il modo di produzione capitalista si è sviluppato non considerando le conseguenze e gli effetti dell'accumulazione, ma essenzialmente solo l'effetto più utile e più vicino del lavoro, ossia principalmente il profitto. E infatti in una società, quella in cui viviamo oggi, in cui i capitalisti producono e scambiano per il profitto immediato, vengono prese in considerazione solo dei risultati che sono immediati. Questo vale in particolar modo per gli effetti che queste stesse attività hanno sulla natura e su quello che possono portare alla natura, visti per esempio i grandi disastri ambientali che abbiamo analizzato e visto anche il movimento che si è sviluppato rispetto a quelle questioni ambientali negli ultimi anni. Quanto era diverso l'approccio di Engels, lo sottolinea in uno dei suoi scritti, quando Engels scrive: ad ogni passo ci viene ricordato che noi non dominiamo la natura ma vi apparteniamo. Il nostro dominio sulla natura consiste nella capacità di conoscere le sue leggi e di impiegarle in modo appropriato. Vado a concludere.
Perché credo che una delle questioni fondamentali è che solo rivoluzionando in realtà completamente il modo di produzione che oggi abbiamo di fronte, e solo se mettiamo a disposizione le potenzialità della scienza e della tecnica, e se, solo se queste vengono realmente liberate dagli interessi del profitto capitalista, riusciremo a costruire un sistema nel quale un sistema sociale nel quale un modo di vivere più giusto, più equo e anche più armonioso per l'uomo e per la natura possiamo portare avanti. Ho finito. Benissimo, Lucia. Ora la parola va a Marco Cucinotta. Ricordo i compagni che io darò il tempo, do il tempo dell'intervento, di quanto dura, in chat, dargli un'occhiata. Prego, dopo Marco, una domanda di Jonathan e poi Nicola Mann. Vai. Marco Cucinotta, ci sei? Allora, intanto che mettiamo, cerchiamo di contattare Marco Cucinotta, diamo la parola a Jonathan per questa domanda. Vai, Jonathan. Compagno, mi vedete? Si sente? Sì, ti sentiamo. Ok. La mia è, oddio, è una domanda diciamo un po' legata più al fattore filosofico. Cioè, allora, capisco che per via di come funziona la dialettica ci sono forze contrapposte. Manuele, togli lo schermo. Ok, dicevo. Vai. Vai, Jonathan. Adesso che però non comprendo esattamente che, è che le cose diventano il loro opposto. E volevo chiedere come funziona a livello filosofico questo e cioè vale per tutto, è una cosa che vale sempre e insomma solo questo chiarimento, ecco. Allora, riproviamo a far intervenire Marco Cucinotta. Marco? Mi senti ora? Sì, benissimo. Vai. Perfetto. Allora, io volevo sfatare due miti riguardo il marxismo. Due miti che in realtà sono agli antipodi. Perché da un lato c'è un settore dell'accademia, io stesso, insomma, andando all'università, me ne sono reso conto. Il mio professore stesso, insomma, dava ad Engels, e questo è, sono specializzato in filosofia della scienza, dava ad Engels del meccanicista. Dall'altro, però, c'è una critica a Marx che vede, insomma, nel marxismo una filosofia eccessivamente finalistica che non tiene assolutamente conto di tutte le perturbazioni, di tutti i casi, di tutte le casualità che possono avvenire all'interno del movimento storico. Io vorrei fare riferimento a un testo che non è fondamentale sicuramente per la formazione di un marxista, però secondo me vale la pena leggere perché è un bellissimo testo, recupera anche un filosofo, insomma, non molto trattato perché è un presocratico, che è Democrito, al quale contrappone la filosofia di Epicuro. Allora, Marx sostiene che Epicuro è superiore nella sua visione materialistica, chiaramente non ci interessa particolarmente la visione atomistica, perché chiaramente la scienza l'ha superata, però ci interessa un elemento, perché Epicuro introduce il clinamen. Il clinamen sarebbe la deviazione casuale, totalmente casuale, all'interno del movimento atomico. E questa deviazione casuale significa una sola cosa, che non tutto all'interno della realtà è necessario.
mentre Democrito sosteneva esattamente il contrario, cioè che ogni azione nella realtà era sottomessa a un fine ben preciso. E questa casualità introdotta da Democrito sarà poi conservata nel pensiero marxista, ora vedremo anche come, perché chiaramente non c'è solo caso nella realtà. È importante riferirci al movimento della materia, perché la storia, dal punto di vista del marxismo, è il movimento della materia. Materialismo storico-dialettico, perché è il metodo di interpretazione del movimento della materia, cioè della storia della materia nel tempo. Ora, ci sono altri metodi d'approccio alla storia. In particolare, io vorrei dividere, diciamo così, due macro-categorie, anche se probabilmente i compagni che sono addentrati in tematiche filosofiche arriveranno in questa divisione proprio tagliata con l'accetta molto grezza. Da un lato abbiamo l'irrazionalismo, cioè chi magari guarda la storia dice la storia non ha un senso, e a tal proposito non cito filosofi, ma cito Barbero, il quale in un'intervista ha addirittura detto: forse la storia non ha un senso, siamo noi esseri umani e nella nostra natura umana cercare di dare un senso alla storia. Dall'altro invece è un'altra tendenza assolutistica, sempre scorretta, che guarda la storia come un movimento all'interno del quale ogni fenomeno sia sottomesso a una logica precisa e finalistica. In realtà Marx si pone, tra virgolette, molto tra virgolette, in mezzo a queste due tendenze, perché se noi guardiamo la visione dialettica del marxismo, vediamo come effettivamente tutte queste categorie siano inglobate e inserite nel movimento dialettico. Mi spiego meglio. C'è una parte, mi sembra, della Rivolta della Ragione, in cui Alan Woods spiega che se noi guardiamo al movimento storico dall'antichità fino ad oggi, assistiamo a un sostanziale sviluppo delle condizioni di vita, della crescita della popolazione, delle risorse umane e così via. Ma questo sostanziale sviluppo è uno sviluppo nonostante tutte le contraddizioni, tutti i ritorni al passato e così via. Questo nonostante contempla appunto il fatto che non tutti i movimenti della storia sono sottomessi rigidamente alla necessità. Ma qual è il compito del marxismo? È inserire gli elementi casuali, inserire tutti gli elementi che sono presenti nella realtà, dai caos, il caso, eccetera, eccetera, all'interno nella giusta posizione all'interno del movimento dialettico. Per esempio, noi oggi stiamo vivendo un grande caso, tra virgolette, storico, che è quello del coronavirus. Ma qua, ciò che deve importare a noi è capire che risultato avrà questo all'interno del movimento dialettico. Chiaramente la risposta non può mai essere a prioristica. Noi in questo caso stiamo vivendo un grande approfondimento delle contraddizioni del capitalismo, ma non è detto che questo sia assoluto per ogni caso storico che noi vediamo. Certo, la storia ha una sua linea di sviluppo, almeno questo suggeriscono gli eventi, e il compito è chiaramente interpretare, inserire tutte le relazioni storiche all'interno di un disegno complessivo. E ad oggi non esiste, a mio modo di vedere, un strumento superiore a quello che può essere la dialettica marxista. Perché io non riesco a trovare un'altra filosofia che abbia previsto lo sviluppo anni prima, come ha fatto Marx, del capitale monopolistico. Una filosofia che, come ha fatto Lenin, abbia spiegato perfettamente lo sviluppo di questo capitale. Una filosofia che, come ha fatto Trotsky, abbia ipotizzato lo sviluppo di un altro conflitto mondiale, e così via, e così via. Questo anche in virtù del fatto che, nonostante l'ultrasoggettivismo, nonostante l'idealismo che vorrebbe ridurre la realtà a nient'altro che manifestazione e così via, in realtà poi, come diceva Marx in una sua famosa frase, è nella realtà concreta che l'uomo deve provare la verità. E io con questo ho concluso. Grazie a Marco Cucinotta. Do la parola a Nico Maman. E chiedo di prepararsi a Ugo Muraca. Prego, Nico. Ciao a tutti, sono Nico, Sinistra Classe Rivoluzione della sezione di Bologna. Io volevo riprendere, diciamo, alcuni aspetti dello sviluppo, diciamo, del materialismo dialettico e in qualche modo della sua nascita, della sua origine.
perché Engels, in un testo secondo me molto interessante, che è Ludwig Feuerbach, Il punto di approdo della filosofia classica tedesca, cerca di tracciare quello che è stata appunto l'evoluzione del materialismo e, diciamo, della filosofia. E l'ha fatto da un punto di vista materialistico, questa analisi, questo sviluppo. E spiegando come ci sono dei limiti materiali allo sviluppo filosofico e scientifico prima di Marx ed Engels, e, senza denigrare i pensatori antecedenti, anzi Engels è sempre tracciato con grande lucidità quelle che erano le grandezze di certi pensatori, ma li ha sempre inquadrati nelle loro epoche, o meglio, nei limiti delle loro epoche, che erano i limiti della scienza e dell'industria di un'epoca specifica. Ossia scienza e industria che non sono altro che il modo con cui l'uomo indaga e trasforma la realtà. E inevitabilmente prima di Marx ed Engels, sia prima dell'Ottocento, le scienze erano, secondo appunto Engels, conservatrici. E un po' lo spiegava anche Antonio nell'introduzione. Il materialismo prima dell'Ottocento era meccanicistico. E perché? Perché il meccanicismo, la fisica meccanica, era il livello più alto della scienza. E la chimica e la biologia, per esempio, erano totalmente o comunque quasi totalmente inespresse ancora. E solo nell'Ottocento, con quelle che Engels traccia come le tre principali scoperte scientifiche, ossia la cellula, la scoperta dell'energia e poi l'evoluzione darwiniana, c'è lo spazio per un materialismo dialettico, ossia evoluzionistico, che indaga i processi della natura e della società. Tra le condizioni appunto dell'Ottocento c'è poi quella sociale fondamentale, ossia la divisione della società in due campi contrapposti e molto ben delineati, ossia quello appunto del proletariato e la borghesia, che permette appunto il materialismo dialettico, il materialismo storico, di inquadrare lo sviluppo della storia come uno sviluppo di lotte di classe. E in questo senso Engels, e su questo vado a concludere, spiega qual era appunto l'approdo necessario o inevitabile a cui poteva giungere Hegel, ossia con una giustificazione della realtà. Come i classificatori scientifici, per esempio Linneo e la classificazione delle specie, erano necessari per indagare, per studiare la realtà, e lo stesso era l'approdo di Hegel. E appunto Engels e Marx, poi Engels da modesto ha sempre detto appunto Marx era il genio, noi tutt'al più eravamo siamo dei talenti, però appunto spiegano dialetticamente quello che ha detto anche Antonio nell'introduzione, sia il fatto che il reale a un certo punto diventa irrazionale e merita appunto di perire. Su questo appunto oggi queste teorie che sembrano appunto possono appunto apparire molto più semplici alla comprensione da parte di milioni di persone. Il capitalismo oggi è diventato irrazionale. Citando un esempio di Alan Boots, noi abbiamo una società che permette all'uomo di andare nello spazio, ma nello stesso tempo non può garantire la produzione di massa di tamponi e mascherine per la salvaguardia della salute della popolazione. E per questo noi, attraverso questa analisi, queste teorie, possiamo dire appunto che il capitalismo merita di perire, appunto il nostro impegno è affinché sia rovesciato il prima possibile. E ho chiuso.
Grazie Nico. Do la parola a Ugo Muracca. Dopo Ugo ci sarà Emanuele Miraglia. Prego Ugo. Ok, grazie. Mi vedete? Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ok, perfetto. Tantino. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti i compagni. Io voglio iniziare il mio intervento con una battuta. Cioè il fatto che, per esempio, io ho fatto alle superiori il classico, quindi molti aspetti delle scienze non li ho mai capiti fino in fondo, però, per esempio, una cosa di cui mi sono accorto studiando poi in seguito la dialettica e il materialismo dialettico è la possibilità di comprendere al meglio il sistema in generale, mondo e tutto via, e tutto il resto, attraverso quella che possiamo definire la logica della contraddizione, cioè la dialettica. Ora, la logica della contraddizione è anche la logica dell'interazione, chiaramente, il rapporto che esiste fra tutto l'insieme, diciamo, il mondo, l'universo e così via, può essere ben rappresentato ed esemplificato dallo studio dell'evoluzione umana e non solo. E io quindi voglio concentrarmi su questo, in questo mio intervento, partendo dal ruolo di Darwin nella biologia e nell'evoluzione. Questo perché Marx ed Engels stessi hanno ritenuto fondamentale la scoperta da parte di Darwin della selezione naturale e dell'evoluzione per l'appunto applicare il materialismo dialettico e il metodo dialettico anche alla natura. C'era però un problema nel discorso di Darwin, ovvero l'elemento del gradualismo. Darwin era molto attaccato a questo elemento di gradualità, di gradino dopo gradino, che avrebbe portato poi a un punto di arrivo dell'evoluzione, quella che oggi possiamo definire concezione lamarckiana dell'evoluzione, ovvero che vi sia un punto di arrivo deterministicamente scelto, ma oggi sappiamo che invece questo gradualismo non solo era chiaramente sbagliato, ma è naturalmente antidialettico. Questo perché, per esempio, abbiamo fatto delle scoperte che ci indicano come al tempo stesso sulla Terra sono coesistite diverse specie di Homo, quindi l'Homo sapiens, l'Uzonensis, Neanderthal, addirittura l'Homo erectus in certe aree dell'Asia. Questo è chiaramente tutto il contrario del gradualismo che Darwin si prospettava, e come qualcuno ha detto in qualche intervento prima di me, Stephen Jay Gould, questo grande paleontologo, elaborò la teoria dei equilibri punteggiati, che indica per l'appunto come in realtà l'evoluzione, come la natura, come la coscienza umana, proceda per salti di qualità. Nel suo libro La vita meravigliosa, Stephen Jay Gould per l'appunto offre anche un tributo, diciamo, a Engels, perché per l'appunto riporta la scoperta della dialettica come l'approccio materialistico alla dialettica come un elemento fondamentale per poter comprendere la natura e l'evoluzione stessa. Tant'è che possiamo parlare dell'evoluzione, dell'esplosione cambriana, ovvero una fase in cui da una stasi di diversi milioni di anni nell'evoluzione, in pochissimo tempo, centinaia di migliaia di anni, abbiamo avuto una incredibile esplosione e diversificazione delle forme di vita, che successivamente si ripete in seguito a diversi incidenti, fra virgolette, o estinzioni di massa, che poi nel corso del tempo avrebbero portato alla nascita, per esempio, dei primati. Ora, su questa questione qua, per esempio, noi troviamo le origini dell'Homo sapiens in Africa, e peraltro alcune tendenze reazionarie, rigurgiti storici come Casa Pound, scrivono articoli in cui dicono che non è vero che l'Homo sapiens è nato in Africa, perché dal loro punto di vista è chiaramente razzista, devono trovare una spiegazione scientifica per la superiorità per la presunta superiorità della razza bianca su quella sulle altre. Ora, una cosa fondamentale che qualcuno anche ha detto prima di me è l'evoluzione dell'uomo, che ha origine, come spiega sia Stephen Jay Gould che come spiegava ancora prima Engels, nella conquista del bipedalismo. La postura bipede libera, fra virgolette, le mani, e conseguentemente consente di sviluppare attrezzi e di costruire attrezzi, cosa che chiaramente per rapporto, per interazione, per l'appunto col cervello umano, ne provoca un'espansione fondamentalmente. Ora, l'intelligenza dell'essere umano è ben diversa da quella, per esempio, delle scimmie, no? Perché qualcuno potrebbe dire che anche le scimmie o altri animali, persino gli uccelli, utilizzano degli strumenti. Ma un conto è utilizzare gli strumenti, un conto è proprio fabbricarli. Sono due cose chiaramente diverse. E quindi Engels e poi successivamente Gould spiegano questa frequente gerarchia, potremmo dire, dell'evoluzione, che ha tutta quanta origine dalla conquista del bipedalismo e dalla liberazione delle mani, e quindi la possibilità di creare, fabbricare attrezzi per poter sviluppare ulteriormente il cervello. Da qui in poi nascono, per esempio, il linguaggio, la socialità, eccetera, eccetera. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'utilizzo di un approccio dialettico, di un approccio che spiegava l'interazione, le contraddizioni presenti fra l'essere umano e la natura che lo circonda.
Quindi la selezione naturale per certi aspetti è letteralmente la migliore applicazione della dialettica e delle contraddizioni che noi conosciamo, perché le specie più adatte, le specie fittest si dice, sono quelle lì che sopravvivono, perché meglio si realizzano nel contesto naturale in cui si trovano, rispondono meglio alle contraddizioni per certi aspetti. Ora, l'ultima cosa su cui voglio soffermare è il fatto che gli ultimi 30 anni di scienza, le ultime scoperte confermano queste le affermazioni di Gould, di Engels ancora prima, ma non sono sempre pienamente condivise, perché chiaramente gli scienziati non sono super partes, ma al contrario, come spiegava per esempio qualcuno prima di, diversi compagni prima di me, sono spesso e volentieri finanziati dal capitale, oppure in generale sono completamente avvolti da una logica riformista, o addirittura in generale reazionaria, che li porta a negare certe affermazioni, certe scoperte. Quindi noi dobbiamo difendere l'eredità del materialismo dialettico, la scoperta del materialismo dialettico e anche le affermazioni di Engels, perché dobbiamo difenderle dalle volgarizzazioni che fece per esempio lo stalinismo, dalle distorsioni e soprattutto da quelle vili, diciamo, calunnie che vengono affermate soprattutto in ambito accademico e che sminuiscono quello che realmente sosteneva Engels e quello che realmente sostiene il materialismo dialettico, che è in ultima analisi il modo migliore per comprendere la realtà. E questo mio piccolo esempio spero abbia aiutato a comprenderlo meglio. E io ho finito. Benissimo, la parola a Manuele Miraglia, si prepari Daniele Ceparrone. Vai Emanuele. Ciao compagno, io volevo soffermarmi un attimo sulla questione della crisi della scienza, a cui Antonio prima aveva dato un passaggio, che trova i suoi nodi fondamentali, si scontra con i suoi nodi fondamentali proprio anche a causa del coronavirus, ma ha delle origini molto più vecchie. Negli ultimi anni abbiamo visto una crisi fondamentale della scienza e anche del metodo di revisione degli articoli scientifici. La revisione dei pari, il doppio cieco che fino a poco tempo fa, durante l'ascesa della società borghese e quindi della scienza borghese, hanno dato un apporto fondamentale alla scienza, in questo momento stanno rappresentando come dire, un peso, una zavorra della scienza stessa per il proprio sviluppo. Noi vediamo continuamente montagne di articoli che vengono pubblicati su riviste scientifiche in questo momento, che dopo pochi mesi o pochi anni vengono completamente ritirati perché dimostrano la loro inconsistenza totale. Pubblicare articoli con nessuna base scientifica ormai è diventato qualcosa di semplicissimo. Gli articoli spazzatura, tra cui anche articoli in cui si accettano le fake news dei gattini dentro le bottiglie, per capirci, possiamo dividerli principalmente in due gruppi distinti. Uno è quello degli articolisti che pagano per vedere la pubblicazione dei loro articoli, quindi una zavorra prettamente economica, l'altra invece è una zavorra politica. Ci sono state anche diverse inchieste giornalistiche rispetto a questo, di articoli che non avevano alcun senso, che venivano accettati dalle riviste perché rispettavano quello che era la linea politica delle riviste stesse. Molto spesso utilizzando dei termini, degli argomenti relativi al postmodernismo. Anche questo ci dimostra come i postmodernisti si ergano a rivoluzionari all'interno della società, ma in realtà anche all'interno dell'accademia, anche nella sinistra accademica, non fanno nient'altro che difendere la torre d'avorio anche classista che si sta generando all'interno dell'accademia stessa. Il coronavirus però segna indubbiamente un punto di svolta da questo punto di vista, perché anche a causa delle tempistiche molto veloci con cui devono essere pubblicati gli articoli, ci sono stati tanti articoli che venivano pubblicati senza la revisione dei pari, che verranno sottomessi alla revisione dei pari solo in futuro, quando già saranno stati utilizzati dalla comunità scientifica per delle conseguenze pratiche. Questi articoli vengono pubblicati e vengono inseriti all'interno di un dibattito pubblico, che è spesso un dibattito pubblico di massa, ed è un dibattito pubblico politico. Dibattito politico che dimostra come gli interessi all'interno delle varie tendenze scientifiche siano degli interessi in scontro tra di loro e che necessitino di un dibattito in tutta la società. Questo tipo di dibattito pubblico, questo dibattito divulgativo, è un passaggio fondamentale nel caso delle rivoluzioni scientifiche, che non è scontato che possa realizzare una rivoluzione scientifica, ma che pone le basi, parlando a tutte le masse, di creare dei paradigmi oppositivi rispetto ai paradigmi dominanti. Così come afferma lo stesso Kuhn, un grandissimo storico delle rivoluzioni della scienza, Thomas Kuhn, all'interno del suo libro Le rivoluzioni scientifiche. Ma questa rivoluzione non è una rivoluzione scontata all'interno del mondo scientifico.
È una rivoluzione che vive di uno scontro, che vivrà sempre di più di uno scontro, che noi dobbiamo sostenere sempre di più, che sarà uno scontro sempre più cosciente e che avrà un tipo di esito straordinario nel prossimo periodo che non abbiamo mai visto all'interno della storia della scienza, probabilmente. Scontro che va combattuto su due filoni paralleli. Uno è quello ideologico, la riscoperta del materialismo scientifico, l'attacco all'idealismo all'interno del processo scientifico, l'altro dal punto di vista della conquista delle risorse, invece, per portare per la prima volta nella storia dell'umanità una cultura scientifica che sia una cultura di massa che possa arrivare a tutti gli strati della società. Un ultimo passaggio rispetto a una citazione che faceva Antonio Erpice rispetto a Lacan, in cui Antonio mette insieme Lacan e gli idealisti, in principal modo gli idealisti francesi. Io penso che invece sia necessario porre una divisione tra Lacan, che sicuramente politicamente non era progressista, ma ha portato dei progressi fantastici all'interno della, dell'analisi della psicologica, dai suoi epigoni invece successivi, quindi Foucault, Deleuze e anche Zizek. Questo è ovviamente il frutto di un grande, di una grande confusione che questi hanno fatto del pensiero di Lacan, per cui Lacan sosteneva sì che il pensiero umano vive attraverso il linguaggio, ma non sosteneva, a differenza di Foucault e di Deleuze, che tutta la realtà è il linguaggio. Sono due differenze molto importanti. Lacan in realtà ha un approccio dialettico rispetto alla creazione dell'io, quindi differenzia tra i bisogni effettivi dell'io, cioè del soggetto, scusatemi, rispetto alla propria evoluzione e ai propri interessi, tutte le distinzioni che sono puramente ideologiche, che vanno a creare un io che non fa gli interessi del soggetto. Questa è una visione fortemente dialettica che non lascia nessuno spazio invece all'idealismo, ma lascia uno spazio a un conflitto costante all'interno della storia dell'umanità, anche dal punto di vista psicologico. Concluso. Ringrazio Emanuele. La parola adesso a Daniele Cepparrone, poi per l'ultimo intervento a Vincenzo Senzatela. Prego Daniele. Okay. Allora io volevo fare due interventi, cioè rispondere su due aspetti. Uno sul Tusser e uno, se c'è tempo, rispondere alla questione dell'identità dei contrari che va sollevato Jonathan. Innanzitutto, secondo me è importante parlare di Althusser perché in questo periodo stiamo vivendo una sorta di riscoperta accademica di Marx, anche in Italia, penso ai lavori di Marcello Musso, comunque al lavoro di traduzioni delle opere di Marx, e quindi banalmente si stanno ritornando molte posizioni filosofiche, le letture filosofiche di Marx, e secondo me è importante che abbiamo, cioè Althusser è un esempio paradigmatico di come appunto Marx viene letto in termini filosofici, e quindi anche secondo me quello che è importante sottolineare è un po' cioè comprendere perché una lettura filosofica di Marx di fatto mistifica e di fatto secondo me è impossibile, cioè quello che vorrei sottolineare è una sorta di impossibilità filosofica, di una lettura, cioè l'impossibilità di leggere Marx solo filosoficamente. Non è sul terreno solo filosofico che Marx si concentra, ma soprattutto appunto la sua teoria all'ambizione di spiegare la realtà, di comprendere la società, eccetera. Quindi bisogna un po', trovare degli antidoti contro queste letture postmoderne. E quello su cui vorrei partire da quella che è la lettura che fa Althusser dell'introduzione alla critica dell'economia politica. Questo testo è un testo che è considerato un discorso del metodo di Marx ed è un testo molto interessante perché è un'applicazione, è un'esposizione sintetica di quella che è l'applicazione della dialettica all'analisi delle categorie dell'economia politica. È interessante perché Marx nel terzo capitolo, che si intitola Il metodo dell'economia politica, parte dal presupposto che per comprendere in modo materialistico quello che è la società, sembrerebbe la cosa più facile partire dagli elementi più concreti, quindi la popolazione e la ricchezza, come fa Smith o comunque come fa l'economia volgare. Eppure quello che sottolinea Marx è che proprio queste categorie che sembrano più concrete, le categorie tra virgolette più empiriche, di fatto sono delle astrazioni, delle idealizzazioni.
tant'è che perché il concreto per la scienza non è mai un'autoevidenza, ma il concreto, le categorie appunto logiche che, come insegna la dialettica, sono categorie che appunto devono essere costruite, cioè il concreto è sintesi di molte determinazioni, è unità del molteplice. Questo è banalmente, come spiega Marx, si può parlare di lavoro in tutta la storia dell'umanità, ma il lavoro, quando si hanno soltanto un bastone e il fuoco, è completamente diverso dal lavoro appunto di una società industriale, perché bisogna appunto riuscire a prendere la categoria astratta e riuscire a darle le determinazioni concrete. Questo è interessante perché appunto per questo Marx parte dalla critica a Hegel, dicendo che Hegel riesce a cogliere il fatto che il pensiero sia proprio della realtà soltanto attraverso questo lavorio delle determinazioni, ma pensa che allora la realtà sia un prodotto del pensiero. Invece quello che Marx sostiene è che appunto c'è una differenza fra quella che è la realtà così come appare, la realtà empirica, e quello che è il modo che per l'uomo per comprenderla in termini cognitivi, e quindi c'è una distanza fra teoria e realtà, che però ha la sua ragione d'essere appunto in una continuità fra quello che è la natura e quello che è il pensiero. E quindi appunto per questo la posizione marxista non è una posizione idealista. Questa premessa è interessante perché Althusser, partendo da questa premessa, sostiene che questa distanza che c'è fra la realtà e il pensiero fa sì che allora bisogna in qualche modo concepire la teoria come una problematica teorica, cioè riduce tutto quello che è il discorso filosofico di Marx della sua comprensione della realtà come un discorso di fatto semplicemente una produzione teorica. E questo è interessante perché nel suo Leggere il Capitale, appunto, quello che è l'oggetto principale è il discorso, cioè il tema del discorso oggetto, cioè in che modo una teoria può costruire la realtà. E in questo modo, di fatto, si vede come Althusser renda completamente inutile la teoria marxista. E questo secondo me è importante, cioè ci sono due aspetti in cui si vede proprio come l'approccio filosofico, accademico, di fatto crea mistificazioni su quello che è il marxismo. E su questo, secondo me, l'esempio di Althusser è calzante perché di fatto mostra un sostrato comune alla maggior parte delle letture postmoderne o comunque soggettivistiche di Marx. Uno è la questione della causalità determinante, in ultima istanza dell'economia. Che è interessante perché questi pensatori, per come petizione di principio, sono tutti materialisti. Sostengono tutti la priorità dei rapporti di produzione, dei mezzi di produzione sul resto della società, ma di fatto lo trasformano in una vuotaggine, tant'è che banalmente quello che la teoria di Althusser riduce la società a una sorta di livelli, di categorie, di stanze che di fatto quasi in modo meccanicistico agiscono l'una sull'altra. Quindi cioè, quello che secondo me è interessante è un po' il rendersi conto come la riduzione la riduzione del marxismo a problematica teorica, la riduzione delle categorie di Marx a categorie filosofiche, non invece come strumenti per la comprensione della realtà, di fatto ne segni una sua sterilità e una sua inefficacia. Benissimo, ringrazio Daniele. La parola adesso a Vincenzo Senzatela e poi le conclusioni di Antonio Elpice. Probabilmente finiremo alle 16.35 prima della pausa, ma penso che il dibattito così ricco lo giustifichi. Prego Vincenzo. Eccomi, allora. Io farò un intervento incentrato soprattutto sulla scienza e il rapporto tra scienza e dialettica. Di fatto tutto lo sviluppo della scienza e soprattutto i grandi avanzamenti della scienza mostrano come la realtà proceda in maniera dialettica.
a partire dalla prima grande generalizzazione fatta dall'umanità, la gravitazione universale, dove Newton mise in relazione i movimenti che si vedevano degli astri celesti con i movimenti sulla Terra, il fatto che la mela cadesse dall'albero e che i pianeti ruotassero attorno al Sole, ricondusse allo stesso tipo di fenomeno che è la gravità. È stata una delle prime grandi generalizzazioni. Poi abbiamo la termodinamica. Termodinamica, all'inizio dell'Ottocento la scienza considerava tutta una serie di fenomeni tipo quelli del calore, quelli elettrici legati a delle sostanze, invece la termodinamica legò il calore al movimento, quindi una teoria ridusse i fenomeni termodinamici appunto al movimento e alla teoria atomica della materia. Poi abbiamo un'altra grandissima generalizzazione, l'elettromagnetismo. L'elettromagnetismo, quando Maxwell scrisse le sue quattro equazioni, dove legò in maniera definita il campo elettrico e il campo magnetico, è una roba, cioè il campo elettromagnetico è, se ci pensate, è un campo che se noi siamo fermi rispetto a una carica ci appare elettrico, ma se la carica si muove ci appare come campo magnetico. Qui vediamo l'unità sottostante del campo elettrico e del campo magnetico che è data dal campo elettromagnetico, quindi una sintesi superiore. E poi abbiamo la relatività. La relatività addirittura riconduce lo spazio e il tempo a una stessa unità sottostante che è lo spazio-tempo. E infine l'altra grande sviluppo, la meccanica quantistica, che una delle cose più dialettiche che mi viene in mente è appunto il dualismo onda-particella, dove in realtà l'onda e la particella sono fenomeni, sono aspetti di una stessa unità sottostante che è la funzione d'onda. Per quanto riguarda la meccanica quantistica, una delle cose singolari fu che si prestava, a causa delle sue caratteristiche, a un'interpretazione idealistica, soprattutto per il ruolo che ha l'osservatore. In realtà il ruolo che ha l'osservatore, che è determinante, è un ruolo che nell'ambito della visione marxista è facilmente inquadrabile nell'ambito della praxis, cioè addirittura la meccanica quantistica elimina l'osservatore che non agisce, l'osservatore che fa l'esperimento influisce sull'esito dell'esperimento, ma è proprio quello che la praxis marxista. La cosa singolare è che in Unione Sovietica inizialmente la meccanica quantistica fu osteggiata perché ritenuta non materialistica. Questa interpretazione la attribuirei al fatto che l'interpretazione epistemologica di una teoria scientifica è diversa, non coincide con la teoria scientifica. Tranne le teorie scientifiche più becere, sono sempre possibili interpretazioni sia idealistiche che materialistiche. E veniamo alcune visioni che sono state proposte, soprattutto il discorso sulla singolarità sia del Big Bang che del buco nero. Il punto è questo, che nella teoria dei buchi neri, nella teoria del Big Bang, prevedono l'esistenza della singolarità. È solo nell'ambito della relatività generale che è prevista l'esistenza di una relatività, di una singolarità, ma si sa già che la relatività generale a quelle scale lì non funziona e ci vorrebbe una teoria quantistica della gravitazione. Quindi la singolarità, il fatto che nelle equazioni della relatività generale ci emerga una singolarità, rappresenta solo la nostra ignoranza della fisica che funziona a quelle scale. Quindi
ridurre la questione, cioè nella teoria di Big Bang di fatto non prevede una relatività, una singolarità all'inizio. Ci sono alcune interpretazioni che possono prevedere una relatività e anche un intervento divino, ma non è necessario. Addirittura una delle sviluppi già che risale agli anni Ottanta è quella dell'inflazione eterna, dove in realtà continuamente si formano nuovi universi staccandosi da uno spazio inflattivo dove non si è avuto mai un inizio. Quindi cercare di giudicare la giustezza di una teoria scientifica in base alla corrispondenza a un'interpretazione epistemologica, secondo me è un approccio che da Unione Sovietica. E qui chiudo. Grazie. Benissimo, Vincenzo. Abbiamo concluso gli interventi. Ringrazio tutti gli intervenuti per questo bellissimo dibattito. Ed ora diamo la parola a Antonio Erpice per le conclusioni. Antonio, hai 17 minuti. Ok. No, vabbè, sono state dette un sacco di cose, anche un sacco di cose interessanti, per cui proverò solo a dire, a provare a rispondere a qualche domanda e anche a approfittare di queste risposte per provare ad argomentare meglio alcune cose dette. Allora, in primo luogo nel rapporto tra la dialettica, diciamo per semplificare, tra la dialettica soggettiva e la dialettica oggettiva, no? Perché dico questo? Perché la domanda che faceva Biagio è perché è così importante per noi spiegare che c'è una dialettica generale che vale anche per la natura. In realtà questa cosa ha già detto delle cose, le cose fondamentali le ha già dette Massimo prima. Ora, perché ne difendiamo questa tesi? Perché è una tesi materialistica. Noi sosteniamo che, in realtà non noi, Marx ed Engels, che appunto l'umanità, l'uomo, non ha uno statuto speciale. Viene da un processo evolutivo in cui appunto differenziandosi dagli altri esseri viventi sviluppa, questo sono stati altri interventi per cui non mi devo dilungare, determinate capacità e anche la capacità appunto di in secondo momento anche la capacità di pensare. Il tratto distintivo di questo aspetto, come è stato detto, è il lavoro, cioè la capacità umana di intervenire nella realtà e di modificarla, no? È quello che caratterizza la specie umana. Tant'è vero che si può discutere, si può dire che non solo l'umanità, e la scienza si basa su questo, è in grado di stabilire una conoscenza oggettiva, ma addirittura è in grado di riprodurre la realtà, no? L'esperimento scientifico alla fine è questo, quando diciamo che un sistema scientifico diciamo che ha una sua verifica. Quando noi parliamo della dialettica, dobbiamo inserire questa capacità appunto di astrarre, di generalizzare, di avere di dare una forma logica ai nostri pensieri, non può essere molto banalmente caduta dal cielo. L'idea della dialettica che non ha una dialettica oggettiva, no? Che semplicemente è una dialettica soggettiva degli individui, porta a quello che diceva Massimo, cioè o a una concezione dialettica o addirittura al solipsismo, cioè l'idea appunto che sono io che definisco la realtà. Questo ci aiuta a spiegare non solo dal punto di vista materialistico, diciamo, il modo in cui noi abbiamo formulato una capacità di logica, no? Quindi questo, come dicevo prima, vale per la logica formale come per la logica dialettica.
ma ci aiuta anche a spiegare, a comprendere anche le differenze che poi esistono, ovviamente, come dicevo prima, tra i processi storici e i processi naturali. Cioè, per dire in altri termini, esiste, come dicevo prima, una dialettica nella realtà che è indipendente da noi. Ora, quando diciamo queste cose, ovviamente si può correre il rischio, per questo dibattito ovviamente è influenzato anche dall'idealismo e dall'egalismo, di cadere nel misticismo, no? E di pensare che quindi, come dire, la realtà si contraddice, e sono tutti concetti che facciamo fatica a seguire, no? Perché sono concetti che, come dicevo prima, in qualche modo mettono in discussione il nostro senso comune. Anche perché in Hegel tutto è sovrapposto, cioè vuol dire che è la ragione, no? La razionalità universale che riguarda ognuno di noi, e quindi appunto c'è lo spirito che precede tutto, e che insieme quindi questo fa in modo che la realtà logica coincide con con l'ontologia, cioè quella che viene definita in filosofia la scienza dell'essere, e coincide con la metafisica, coincide anche con l'assoluto, con tutt'uno in Hegel, no? Che è tutto dentro lo spirito. Il punto è comprendere fino in fondo che cos'è il rovesciamento della dialettica e porla su basi materialiste. Perché se noi appunto invertiamo sul serio fino in fondo questa concezione, arriviamo all'idea che la dialettica non è semplicemente qualcosa di arbitrario, molto speciale, dell'umanità o delle attività umane, ma è il modo in cui la realtà funziona e la capacità che ha l'uomo, questo vale in generale per la conoscenza umana, è la capacità appunto di leggere i processi materiali, di leggere appunto l'oggettività, che non è un riflesso meccanico, perché non è che esistono, no? Esiste questo meccanismo di riflesso, di rispecchiamento della realtà, come si diceva prima, appunto c'è il lavoro, l'attività umana, la capacità della produzione e la riproduzione, è tutto un effetto sociale ovviamente che riguarda anche la conoscenza e tanti altri aspetti. Però questo è importante per noi perché significa dare una base appunto filosofica e materialistica a una concezione più generale che poi possiamo applicare nei diversi ambiti. In questa logica anche la questione della negazione Jonathan chiedeva, c'è sempre questo anche l'idea della completazione di opposto, c'è sempre quest'idea che le cose si trasformano nel proprio contrario. Anche qua è chiaro che se noi diamo una lettura mistica di questa cosa qua, no? Non capiamo il punto, non che Jonathan l'abbia fatto. Il punto fondamentale è proprio l'idea della trasformazione. E cioè, che cos'è la trasformazione? Il cambiamento, se non un continuo essere diversi da quello che si è, e una continua negazione, no? Di quello che si è prima e arricchiti da quello appunto che si era prima. In questo senso noi dobbiamo appunto verificare e utilizzare la dialettica in ogni ambito e anche nella natura e non solo nella società. Tra l'altro vari interventi hanno posto la questione dell'evoluzionismo, del darwinismo, di che rapporto c'è tra l'evoluzione umana e anche l'evoluzione delle specie animali, delle specie vegetali. Una cosa importante da questo punto di vista è che in realtà il grande effetto del darwinismo e anche il grande effetto su Marx ed Engels fu dovuto al fatto che per la prima volta, cioè Marx ed Engels dicono insomma che vedono lì, no, la loro stessa operazione applicata a campo naturale, a campo di scienza naturale. Qual è la grande novità? La grande novità è che la stessa natura ha una storia, no? Cioè, un'evoluzione, la stessa natura cambia, la natura non è, differentemente da quella che era la visione tradizionale, no? Ferma e immutabile, mentre diciamo o tutta più ciclica, quindi che non ha mai rotture della gradualità, come invece ci sono all'interno dei processi naturali, come abbiamo visto più volte, sono le catastrofi naturali. Ora, questa dinamica perché è importante? È importante perché intanto serve a spiegare che non c'è nemmeno nell'ambito naturale qualcosa di fisso e di immutabile, e quindi c'è anche la non-evoluzione. Ora, se noi diciamo che
dal punto di vista storico, noi veniamo da là, non si capisce perché questa evoluzione della natura dovrebbe seguire una, tra l'altro appunto, dovrebbe seguire una gradualità, dovrebbe appunto essere un'evoluzione non dialettica, no? Tra l'altro noi stiamo parlando del fatto che una serie di esperimenti, di teorie scientifiche, eccetera, eccetera, questa cosa la conferma, quindi non stiamo ai tempi di Hegel in cui la discussione è in qualche modo dedotta logicamente, no? Dal punto di vista della, di come la natura evolve, dal punto di vista quindi di una filosofia della natura che non è scientifica, ovviamente, è una filosofia, è una concezione che non ha una base sperimentale. Questo è importante perché in realtà in questa, questa concezione ci ha aiutato anche a rispondere poi all'idea che avevamo visto, no? Di cui parlavo anche prima, di una dialettica che vale solo per la prassi storica, non vale per la realtà naturale. E tra l'altro la cosa importante è che quando noi diciamo che c'è una storia, c'è un'evoluzione, c'è quindi un movimento anche nella natura, quando diciamo che c'è la completazione degli opposti, quindi l'idea di un movimento, no? Tra gli opposti, diciamo che si muovono rompendo una cosa come una gradualità e cose di questo tipo, noi spieghiamo in realtà il modo in cui avviene il movimento, questo è il punto fondamentale. Cioè, quando diciamo che il movimento, che queste leggi sono leggi della dialettica, diciamo che queste leggi sono leggi che servono a spiegare l'automovimento della materia, cioè il fatto che la materia si muove senza bisogno di un calcio d'inizio. Perciò questa discussione è una discussione che sta dentro una concezione materialistica. Perché non abbiamo bisogno di nessun Dio che mette in moto la macchina, non abbiamo bisogno di nessuna anima che ci venga introiettata per differenziarci rispetto agli altri esseri umani, agli altri esseri viventi, e non c'è appunto nessun privilegio di cui possiamo godere, se non quelli che derivano ovviamente dall'evoluzione storica. Ora, le ultime cose le volevo dire, in realtà, gli altri aspetti che sono stati sollevati, in realtà, in particolare sulla questione di Althusser e dello strutturalismo, perché quelle cose sono legate. E, io sottoscrivo insomma le cose che diceva Daniele e sono assolutamente d'accordo, perché quello è uno dei punti fondamentali. Cioè, il Marx filosofo di Althusser e il Marx del Capitale. Cioè è un Marx dove nei fatti non c'è la concezione materialistica della storia, tant'è vero che l'introduzione del 57 a cui faceva riferimento Daniele prima è nei fatti utilizzata in contrapposizione alla prefazione del 59, che fu quella che poi Marx pubblicò, cioè quella che leggevo prima nel rapporto tra struttura e sovrastruttura e l'elemento della contraddizione che esiste tra a un certo punto, no, tra lo sviluppo dei mezzi di produzione e la gabbia composta dei rapporti di proprietà. C'è un Marx che viene più o meno astratto da tutto questo, dalla concezione storica che lo sviluppa, e che viene appunto, che si focalizza sul capitale, che è ovviamente quello scritto è uno scritto interessante rispetto appunto al metodo dialettico, alle astrazioni, sul dibattito sulle astrazioni determinate, la differenza appunto tra le astrazioni, diciamo, dal punto di vista materialista e quelle di... Però in realtà è un testo che serve poi per arrivare a una lettura che è tutta circoscritta, che non è una lettura che politicamente ci dà degli strumenti. È tutta circoscritta a un ambito più o meno accademico in cui si legge e si rilegge appunto il Capitale, provando ogni volta a trovarci la chiave, no? In modo un po' esoterico, quando poi, come diceva giustamente, in realtà per noi è uno strumento per analizzare la realtà e non uno strumento per ritornare più e più volte sul testo. E questa è una cosa importante perché ha poi questa concezione poi è una concezione che ha degli stracci che si ripete anche in quello che è tutto il filone strutturalista. E concludo su questo, perché anche qua, io prima dicevo, ci sono tutta una serie di filosofie che non c'entrano niente con il marxismo, che si pongono, vengono proposte appunto sotto la bandiera del marxismo, e giustamente, come ha detto, vengono proposte anche sotto la bandiera del materialismo.
E quindi è vero che sulla carta sono tutti materialisti, sono tutti, diciamo, stanno tutti più o meno la citazione di Marx da tirare fuori, diciamo, tutto più o meno, diciamo, il riferimento per poter creare la suggestione marxista, no? Vabbè. In Italia magari un po' di compagni hanno familiarità con Toni Negri o magari anche Foucault, un altro appunto che si muove su questa scia, che in Italia ha ovviamente un peso, una forza. Però poi in realtà le concezioni sono concezioni in cui vengono astratte delle cose. Non è il cuore di questa discussione, lo strutturalismo, il modo in cui tutto questo viene gestito, diciamo, viene in questa scuola, vengono, come in questa scuola vengono poste un po' di cose. No? Però è chiaro che l'idea, ad esempio, di una concezione del potere, no? Semplicemente come gabbia, da cui fondamentalmente non si può, non si può uscire e non si può ribaltare, è chiaro che è un discorso molto molto lontano da quella che era la concezione marxista, il rapporto che esiste tra il potere, no, quello delle classi, diciamo delle classi dominanti, nei mezzi di produzione e cose di questo tipo. Possono sembrare, finisco, due discussioni, quello che abbiamo fatto oggi, no? Sul materialismo delle etiche, sulla scienza, eccetera, e gli approdi anche politici legati più alla lotta politica di filosofi che si richiamano formalmente a Marx. In realtà sono tutt'uno. Noi questa discussione, appunto, penso che ci abbia arricchito, e altre ne faremo ovviamente. Noi dobbiamo, appunto, come dicevo prima, armarci di un bagaglio che deve essere ampio, che deve essere in grado di affrontare per queste diverse concezioni. Poi, in ultima analisi, questa è la discussione che stiamo facendo, una discussione per prepararci come organizzazione nazionale, come rivoluzionaria, per tutti quelli che vorranno appunto aderire e stare in un percorso di lotta in cui diciamo le premesse filosofiche che abbiamo discusso oggi sono parte integrante di una prospettiva, di una teoria, di una linea politica che si pone l'obiettivo della rivoluzione, della trasformazione della società. Ringrazio Antonio per questa sua eccellente conclusione e diamo appuntamento alle 5 esatte per l'ultima discussione, che sarà sul Medio Oriente. Introduce Franco Bavila e presiederà la riunione il compagno Claudio Bellotti. A fra 25 minuti circa.